quando iniziamo, Fabini. Dici morti apparso. Morti apparso. Quello che state ascoltando è Fumble, il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo. Fa apparire Mor in Italia e che parte con l'arte. Stavolta non è colpa tua. Mor è grande e torna. Mor è ovunque, Mor fa eco. Morfa Eco, quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo, e ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it. Fumble Now! Fumble Now è il codice che potete usare per andare sul nostro sito /shop e comprare i manuali di Urban Heroes. Mi hanno detto che potete usarlo anche nei peggiori bar di Caracas. Sì, è vero, o nelle migliori taverne di Altdorf, ma quello ci arriviamo dopo. Per Fumble voi potete fare numerose cose, perché noi facciamo tanto per voi tenendovi compagnia nei lunghi viaggi in auto o nei fine settimana, quindi per venirci incontro potete o darci dei soldi, che sono sempre ben accetti, ci permettono di comprare giochi nuovi come Warhammer Fantasy Roleplay, che non costa poco ed è un bel gioco. Dadi come se piovessero. Bei dadi di una volta, no, non è vero. I dadi li abbiamo comprati grazie a voi, e quindi è prova tangibile che quello che fate ha un perché. Il dado è valuta unica nel gioco di ruolo. Sì, soprattutto solidità degli investimenti. Esatto. In senso, non è che si butta, cioè qui abbiamo almeno 7 kg di scatola. Sì, che faccio, lascio? Esatto. Sono 7 e mezzo, lascio. Lasci pure, lasci. Cos'altro possiamo fare? Se non potete o non volete fare una donazione, potete diventare soci. Se siete già soci, potete aiutarci anche non economicamente, cosa che potete fare anche se già siete soci, cioè andando a lasciare dei commenti, a condividere i nostri video, i nostri podcast, a lasciare delle recensioni a 5 token del destino su iTunes, e lasciando anche delle belle recensioni. Soprattutto. Questa sera il gruppo torna a essere un po' più folto. Più giovani minchioni per tutti. Ma non ancora barbuto. No. Perché tornano gli elfi e quindi non c'è un filo di barba a questo tavolo. Purtroppo. E l'ultima volta abbiamo visto il nostro chierico di Mor e il mago dell'ordine splendente. Possa Mor non guardare mai verso il master. Affrontare delle brutte cose nella cantina della taverna del nano, che vige come mecenate di questo giovane gruppo di minchioni. Scusa, non volevo dire mai, volevo dire più tardi, perché mai, altrimenti saresti un non morto, e ciò è male. E quindi dovrebbe combattermi. E lascerò la parola a Mor, che in questo momento parla attraverso la voce di Alarico. Perché Mor mi è apparso in sogno questa notte. Mor ha raccontato di una grande fiamma insieme al prediletto di Mor, degli occhi rossi, dei tunnel, dei crolli, topi grandi, mutazioni, qualcosa di terribile, qualcosa di caotico, qualcosa di cui la gente non ha paura. Perché? Perché l'ego è più grande della paura, l'ego delle fiamme è più grande, nessuno ascolta gli eletti di Mor, coloro che sono guidati dalla sua mano. Perché? Perché dicono che sanno già tutto, e questo causerà la caduta di Aldorf. Scaven nelle gallerie, Scaven nell'oscurità, Scaven per terra. Un nome perso, ma che Mor ha riportato nei miei sogni. Escono dalle fottute pareti. Dai fottuti tunnel. E dopo che la locanda è stata colpita da questa piaga, e alcuni dei maghi dei vari ordini sono morti, sono arrivati finalmente a Mor, anche se lui non li aspettava, non erano in scaletta, eppure ogni tanto Mor si trova davanti. Questa è il senso dell'umorismo di Mor. Tutto un senso dell'umorismo. O della sua segretaria. Fatto sta che ora. Di Mor, non è un chierico di Mor. Fatto sta che ora siamo gli unici che possono fare. Io, Alarico, compagno Ral, siamo gli unici che possono fare qualcosa per fermare la fine imminente. Mi sento molto comunista quando mi chiama compagno Ral. Compagno reddito annuo lordo proprio, comunistissimo. Certo, comunistico, più di così proprio. Ma infatti è per compensare. Compagno, fermeremo i ratti fascisti. Scaven è un nome tipicamente. Chi sono gli uomini porco? La K dentro. Gli SS, i super Scaven.
E mentre ti rigiri nel letto della casa di qualcuno che ti sta ospitando più o meno motivatamente, hai un'ultima visione prima di svegliarti. Vedi una distesa, una piana gigantesca, morente. Non crescono più piante, le poche che crescono che sono corrotte. Sono corrotte e contorte su loro stesse. Un po' meno. Nel cielo vedi la cometa di Sigmar che cade verso... Mi faccio il segno di Sigmar. Cade verso il vecchio mondo. Certo. Cade verso il vecchio mondo e mentre colpisce questa piana desolata nel cielo vedi... sei exalted, non già visto. No. Vedi quei due occhi rossi che hai già visto. No, altri occhi ancora più grandi che ti fissano e sai che stanno guardando te direttamente, e in quel momento un terzo occhio si apre. Non ho paura di voi. E ti svegli. Mi rigiro a dormire. Nel frattempo i nostri due elfi, che erano andati ad aiutare il nano a recuperare del brandy oltre oceano, che probabilmente è una spogliarellista. Ah, era brandy. Avete dovuto champagne, brandy e ginger. Certo. No, no, era ginger. Esatto. Avete dovuto attraversare praticamente tutto l'impero per arrivare alla costa dove i marinai di Avalon avevano portato questi barili di brandy da riportare nel Reichland, ed è stato un viaggio parecchio lungo. Soprattutto per te. Te lo dico, perché io non sono stato zitto un attimo e penso di aver chiuso un concetto e mezzo, esatto, in due mesi di tempo. Perfetto, grazie alla sua balbuzie. Esatto. Rinomata in tutto il mondo. E soprattutto dalla foresta da cui mi hanno cacciato. Da cui siete quasi passati nel tornare indietro. Ve ne siete comunque tenuti abbastanza alla larga, avete seguito le strade più larghe e che costeggiavano i fiumi in modo da poter portare i barili più agevolmente. Mm-hmm. Anche perché Altorf in realtà è costruita su un incrocio di fiumi, è piena di ponti, piena di piccoli moli dove attraccare delle zattere o delle piccole barche. E il nano è rimasto indietro per chiudere degli altri accordi, ha detto che vi avrebbe raggiunto non appena fosse riuscito, e vi ha intimato di andare velocemente verso la taverna per evitare di lasciarla troppo nelle mani di quei due. Ok. Un po' di rispetto. Perché invece nelle mani di questi due. Per un chierico di il mago. Che vuol dire molto se un nano si fida più di due elfi che di due umani. Ragione, perché gliel'ho detto 30 volte di fare anche la proposta vegana agli avventori e non mi ascoltano mai. È ormai tarda mattina quando attraccate. Quando finisce la frase. Esatto. Allora, innanzitutto chiediamo scusa a tutti quanti che soffrono di balbuzie. Prima vi vogliamo in realtà, no, le battute che verranno in realtà, fuori. No, è un omaggio. No, anche perché di solito chi soffre di balbuzie ha qualcosa di sensato da dire e quindi hai anche piacere nell'ascoltarlo. Esatto. Questo personaggio nello specifico non ce l'ha. Okay. No, assolutamente no. Un saluto anche a tutti i vegani. Ci manca solo che sia vegano. Esatto. È tarda mattinata quando attraccate ad Altorf e non avete riposato particolarmente bene negli ultimi giorni, nonostante ti chiami? Cutalion. Nonostante Cutalion sia un marinaio abbastanza bravo. Se non vedi una cosa per la manicure. Cutalion. Usa il Cutalion. È vero, sembra un trattamento. Principio applicare Cutalion sui cani. Attenzione, potete farvi crescere le orecchie a punta. Evitare gravidanza. Cosa c'entra? Perché? Sempre evitare. E quando una crema per le mani ti dice evitare in gravidanza, dovresti farti delle domande. Esatto, serie. Ok, Cutalion. Dove attraccate non è molto lontano dalla taverna
del nano, come dicevo appunto, Altor è costruita su una quantità di fiumi che si intrecciano, sono tre grossi fiumi con tutti i loro piccoli affluenti. Ti chiami? Dal. E, Dal. Dal. Dal, Ral e Al. E Al. Io non sono Al, per una volta che non lo sono. Alarico. 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 Il nome per intero. Per piacere. Quindi ci mettete poco in realtà a trasportare i barili di brandy. Cosa vediamo quando arriviamo? La città è caotica e impegnata come al solito. Caotica. Non in quel senso. Non in quel senso. Ah, ok. Beh, un po' così. Sì. Dai, serio, ragazzi. Cutalion, forse dovremmo dovremmo farci aiutare per i barili di brandy. Di brandy. Sono molto pesanti. Il facchino lo paghi tu? No, no, vado a chiamare Alarico. Ah, sì, se chiami Alarico, che praticamente pesa come metà di un barile, abbiamo un grande aiuto. Dopo dobbiamo aiutare Alarico a portare il barile. Ma in due ci metteremo troppo. Io sono gracilino, cioè sono molto veloce e agile, ma un poco gracile. Vabbè, va, ho capito. Io comincio a scaricare e tu vai lì a chiamare. Faccio un'acqua corsa. Sì. Ho delle gambe agili, li vado a chiamare. Corri verso la locanda pensando di trovarla aperta perché è ormai tarda mattinata, inizio pomeriggio, quindi il pranzo andrebbe servito esatto adesso. E quando arrivi alla locanda la trovi chiusa. Non solo, vedi anche che la porta è parecchio rovinata. Ci sono degli schizzi marroncino rossicci sulla porta, due buchi, e ti sembra che parte della porta sia anche bruciacchiata. Io sono nella locanda, sto dormendo nella locanda. Però è chiusa. Io ovviamente dormo chiusa. Ustia, io provo a fare una prova di osservare per, come si dice, cercare di cogliere magari qualche dettaglio in più che mi potrebbe essere sfuggito. Allora. Osservare, io non ho puntini in osservare. Non hai punti, però è una prova di intelligenza. Bene, ho due, quindi tiro due blu. Tiri due blu. E? Non hai abilità, quindi non tiri i dadi gialli. No, assolutamente no. E non ho nessuna particolare training che mi faccia. Puoi aggiungere. Spendere punti fortuna e tirare dei dadi bianchi. No. O se no, ci aggiungi solo un dado viola di difficoltà per capire che cosa è successo. Allora, un successo, un vantaggio. Questi sono due fallimenti. Fallimenti. Quindi sì. Ho fatto un vantaggio e un fallimento. Non noti assolutamente, cioè sì, nel senso, quello che mi hai detto. Vedi la porta e dici, boh, sì, è incrostata. Bene. Ma in quel momento tu senti che qualcuno sta tiro benissimo grattando sulla porta. Beh, corro vado subito ad aprire, voglio vedere che cazzo è. C'è Ral davanti a te. Apre la porta e c'è davanti Ral. È tutta spoporca. Perché non ci siamo aperti? Mi volto, vedi che mi volto proprio senza darti attenzione, lasciando però la porta aperta ed entro a sedermi nella locanda, nel primo tavolo che trovo. Non è tempo per riposare, dobbiamo andare a prendere il brandy. Ti devo spiegare cosa è successo prima. Accomodati. Va bene. Mi siedo, guardo un po' in giro come c'è qualcosa che non ho capito. Allora, guardando la locanda ti sembra normale. Sì, un paio di tavoli sono un po' più spostati rispetto a dove stanno di solito, ma non ti sembra che si siano menati così tanto da rendere Ral così apprensivo e teso. La voce dentro di me, la voce narrante che mi segue sempre, dice: Dali, in quel momento si rese conto che qualcosa non stava andando bene. Perché io penso velocissimo, ho una voce molto radiofonica, però poi non riesco a parlare. Dimmi. Abbiamo trovato un buco enorme nella locanda ieri notte. E da quel buco sono usciti dei topi. Ma questa non è la cosa preoccupante. La mattina dopo, un mago è stato attaccato alla porta della locanda ed è stato ucciso.
Qualcuno ha attaccato un mago, davanti alla porta. Un mago nell'ordine dorato. Scoppiata una rissa? È stato No, era chiusa la locanda, è successo di notte. E come sapete che è stato attaccato da qualcuno? Beh, perché era spappolato contro la porta. Ha attaccato alla porta. Sì, sì. Non, stavo solo aspettando. Non beh, davanti Alarico, non so come, ma non è importante. Ha intuito che dovevamo entrare in quel buco, dovevamo trovare l'accesso di quel buco per scoprire chi era stato. Ed è metallo. Sì, peraltro, stavo pensando. Tra l'altro, sì, anche con attrezzi. Tra l'altro. Siamo scesi e. Siamo scesi lungo il pertugio. Ecco, abbiamo bene. Incontrato. Nel giorno in cui se l'è diventato. Un'enorme nome, topa. Abbiamo incontrato degli enormi topi, degli scaven. Vedi? Basta. Degli scaven? Lo sapevo che non dovevo farmi rubare l'arco, sarebbe venuto molto utile. Sono un ottimo tiratore, lo sai. Dobbiamo tornare lì domani. Domani? Anche stasera, dobbiamo scoprire che cosa è successo. Forse è meglio chiamare Cutalion. Andiamo a prendere le cose, anche se non ci serviranno. Beh, non possiamo lasciarle in custodite. Dopo quello che è successo, dubito che questa notte venga qualche avventore. No, no, ma se ci rubano le botti, il nano ci ammazza. O ce le fa pagare. In quel momento senti la voce di Pintus che ti dice: se anche solo uno di questi barili viene perso. Il flashback. Esatto. Proprio la nuvoletta di fianco. Io giuro che andrò nella foresta e raderò al suolo tutto ciò che hai di più caro. E mi viene in mente quando, a causa del boccale che avevo rotto, Pintus mi ha guardato e ha piegato in due il mio arco fino a spezzarlo. L'unica cosa che mi ero portato via dalla foresta quando mi avevano cacciato. Io vado a chiamare Alarico. Poi ci vediamoci al porto. Esatto, in quella direzione. Va bene, voi? Sì, tutto tranquillo. Ma voi siete stati in pericolo con gli scaven? Alarico soprattutto. Ce la siamo vista brutta, ma siamo qua. Beh, l'importante è quello. Ci vediamo dopo. Vado. D'accordo. Raggiungo, vado verso Alarico. Mentre tu vai verso Alarico, tu andrai verso Cutalion, certo, immagino. Certo. Lascia che ti aiuti. Ecco, Cutalion, fai una bella prova di forza per vedere quanti barili hai già tolto dalla zattera e portato sulla strada. Allora, dunque, forza, 4 dadi. Sono 4 dadi blu. Hai punti in atletica? Athletics 1, trained. Un giallo. Quindi è un giallo. E la difficoltà in questo caso è uno solo, perché non hai fretta, non hai... 1, 2, 3, 4, 5 successi, 2 teschi, che sono... Due svantaggi. Sono due svantaggi. Ok, 5 successi, 2 svantaggi. Hai portato già su tutti i barili, ti sei preso un punto di fatica. Ma da solo sei incazzato come un bestia. Allora, la fatica per voi che non c'eravate l'altra volta e lo stress... Sono lo stesso token da una parte o dall'altra. Okay. Blu fatica, non... rosso. No, stress. Fatica, giallo, blu, stress. Ah, okay. Ok. Vi danno un dado nero ciascun punto che avete quando fate prove o fisiche o mentali, okay, a seconda del punto. Ok. Arrivi da Cutalion e lui ha già portato su tutti i barili. Wow, li ho chiamati, sono successi guai. Guai di che tipo? Guai... topi di mezzo metro nella locanda chiusa, persone attaccate davanti alla porta. Davvero? Così. Che cosa c'è da ridere? Quel nano schifoso si incavolerà da morire. Non è mica bello. Noi non c'eravamo, quindi a me non me ne frega niente. Ma tu parti sempre dal presupposto che sia ragionevole. Che cosa? Il nano. L'ho detto bene. È un'unica sillaba, no, sono due. Il nananano. Nan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 o. Dovremmo veramente recuperare un arco, se c'è da andare a caccia di scaven. Quindi abbiamo
prima di cominciare ad andare a caccia di Skaven a mani nude, dobbiamo organizzare un furto di armi? Magari un prestito. Ah, come no? Andiamo in banca e chiediamo un prestito di armi. Alarico si guarda intorno un attimo stupito, mentre un rimasuglio del sogno che dice... Non metterà tutta la puntata. Tutta la campagna. Tutta la campagna. Guarda un attimo la testa. Forse sono arrivati. In quel momento... Evoluzione del personaggio, ragazzi. Evoluzione del personaggio. No, questo per me vuol dire che forse siete arrivati. È un segno di morte. E in quel momento apri gli occhi e davanti a te c'è un tizio vestito con delle vesti anche queste... Non ricche quanto quelle del mago dell'ordine dorato che hai visto il giorno prima, però sicuramente è ben vestito, ha un cappuccio che gli copre quasi tutta la faccia e un bastone decorato molto... Praticamente nella cucina, nella cucina della coppia dove era andato, che se ne sono andati, io stavo facendo colazione, mi sono addormentato. È seduto su uno sgabello, sembra quasi immobile, le sue vesti sono completamente viola, ametista. Viene quasi da balbettare. E ti sta fissando. Oh, salve. Voi dovete essere il nonno? No, ma sono contento che vi siate finalmente svegliato. Oh, beh. Era finita l'attenzione del grande morso di me. Abbiamo molto di cui discutere, io e i vostri compagni e voi. Siete... Il padre di Joseph? No, il mio nome è Egon. Non credo. Ma non credo, Mastro Egon, che sia il caso di entrare in casa di altri non invitati. Ti ho dato una somma abbastanza interessante da non fare domande. Perfetto. Quindi vuole conoscere i miei compagni? Purtroppo due non... Però forse sono tornati. Mor mi ha fatto notare in un lungo sogno, interrotto più volte, che quindi forse compagno Dahl è tornato. Se i vostri compagni sono tornati sarà molto interessante parlare con loro. In realtà sono interessato a parlare con voi e il mago che era con voi nelle curioso. Foglie. Di solito non molta gente è interessata a parlare con me. Io sono particolarmente interessato. E vorrei che fosse chiaro quanto importante è ciò di cui dobbiamo parlare, cioè ciò che avete visto ieri nelle fogne. Oh, anche noi pensiamo che sia molto importante. E immagino che siate Mastro gli unici Egon. Ad aver capito l'importanza di questa cosa. Stai tutti da solo con questo PG. Non fare le pustolinate. Sì, faccio le pustolinate, così l'ho dichiarato prima sessione. Scarico di responsabilità. Sì, questo, sì, chiaro. L'ha fatto prima lui. Fatto prima. Non sono io che fumo. Esatto. È lui. Eravamo in molti ad averlo visto. Sì, ma in pochi hanno deciso di andare a fare qualcosa. Sì, questo già è più rassicurante. Volevo dire, questo è già più interessante. Sai quando non ti dice gli unici, sì, siete gli unici, esatto. Quindi siete solo voi due che avete visto quell'evento. Si stringe un po' il no, stare in live stream cellulare. Hanno visto tutti. Posso mi conduca dai suoi compagni? Oh, beh, certo. Prego. Vado verso la porta, apro la porta, aspetto che esce, chiudo la porta bene. Cerco se c'è una chiave per chiudere a chiave. Lui ti allunga la chiave. Mi hanno chiesto di chiudere. Oh, mi sembra molto premuroso questo da parte vostra. E chiudo. E lo porto alla locanda, senza parlare. Tu stavi andando verso la casa dove sai che stava Alarico a dormire. Quindi, mentre stai andando da lui, vi incrociate per strada. Oh, che fortunata coincidenza, compagno Ral. Ah. Allora dico, non pensavo che dovesse essere coincidenze. Ciao. Beh, stavo proprio venendo da te. Bene. Questo è dunque uno dei vostri compagni? Oh, Mastro Egon, compagno Ral, Mastro Egon. Mastro Egon? Mai sentito parlare di questo Mastro? Lui allunga una mano verso di te. Beh, li porgo la mano. Arcimago è più preciso. No, è ancora un iniziato il compagno Ral.
Le vesti forse l'avranno tratto in inganno, dico a te. Sono, e faccio un inchino, per favore. Sono chiaramente vesti da iniziato. Beh, non perdiamo tempo, raggiungiamo gli altri, ci stanno aspettando. Se siete qui, mi sembra sarà un'ottima idea, compagno Ral. Signore. Oh, una farfalla. Tu non hai bisogno di tirare, sai di che ordine fa parte questo mago. Fa parte dell'ordine ametista, che sono i maghi che si interessano alla morte. Non ci piace. Non sono negromanti. Sono i maghi che si interessano alla morte. Sono molto vicini all'ordine di Mor, okay, in realtà. E si interessano che i morti restino morti, tendenzialmente. E chiaramente poi sono i primi a diventare in caso non morti. Ma sono anche quelli che, come i chierici di Mor, cercano di ottenere conoscenza dai morti. Ok. In un certo senso. E poi sono quelli che probabilmente poi diventano quelli che diventano i Lich, tra virgolette, perché sono quelli che ne sanno di più quando vanno al lato scuro. Sì, quando passano al lato scuro. Sì. Ho già avvertito gli altri di quello che è successo. Oh, sono tornati entrambi? Sì, sono al posto, stanno scaricando la roba. Da sia parte. Compagno Cutalion che compagno Dal. Ho visto solo Dal. Cutalion probabilmente stava lavorando come al solito. Beh, andiamo a trovarli. Mastro Egon vorrebbe parlare con tutti noi. Che bella giornata oggi. Hai visto quella farfalla che volava? Questo vuol dire... è arrivata una cornacchia. E io mentre continuo a indicare così faccio, vedi? Vuol dire che Mor sta guardando un po' più in là. Ecco, sì. Quindi noi siamo fortunati. Dietro l'angolo. Sta ma l'importante è che sia più in là. Parlo con la mia voce in testa. Ti faccio un cenno di sì col capo e proseguo. Beh, è proprio il segno di Mor quello. Mentre camminiamo dico... ti avvicino ma non guarda. Siete aggiornato su... gli ultimi accaduti, arcimago? Io sono estremamente aggiornato perché credo di essere l'unico in questa città che ha compreso la gravità di quello che sta succedendo, a differenza dei miei colleghi che pensano di essere troppo puri o troppo forti per interessarsi di alcune anche cose. Anche compagno Ral, seppur un iniziato, ha espresso le stesse perplessità vostre. Forse proprio il fatto che voi siate degli iniziati nei vostri rispettivi ordini vi ha permesso di vedere oltre ciò che i miei colleghi non sono in grado di vedere. Intanto arrivate alla locanda. E io intanto ho aiutato lui a come si dice, a quantomeno trasportare i barili che aveva già caricato. In realtà trasportarli è più un'opera di destrezza che di forza, perché basta farli rotolare. Ah, beh, strada. Allora figuriamoci. Sono... ci cammini sopra. Sì, sì. Oh, compagno Cutalion, compagno Ral. Compagno Ral. Compagno Dal. E vado lì e gli stringo calorosamente la mano a entrambi. Ciao, Alarico, ciao. Mi hanno detto che hai corso un peperico. Ti ho sognato, sai? Ah, sì, sì, sì. Sì, Morti ha guardato per un secondo ora, però tranquillo, guarda da un'altra parte. Siamo vicino alla locanda. Bene. Siete davanti alla locanda, praticamente. Io guardo la porta. Ora. La porta vedi che ha due buchi, praticamente, delle chiazze marrone rossastre e un pezzo è bruciaticcio. Ora non perdiamo tempo in cose futili. Accomodiamoci. Non questo pomeriggio dovrebbe venire il carpentiere a controllare il buco. Pensiamo alle cose importanti. Beh, apro la porta della locanda, arcimago, e faccio un cenno proprio. Oh, Mastro Egon, compagno Cutalion. Mastro Egon, compagno Dal, Mastro Egon, compagno Cutalion. Egon, Mastro. Piacere. No, non c'è bisogno di essere così formali, dopo tutto. Prego. Ha chiamato compagno Ral arcimago. Io entro dentro, guardo la porta e dico: chissà il nano, chissà che incazzatura. prima di concedervi la parola, se mi è concesso, arcimago, certo, vorrei ragguagliare bene i miei compagni e magari anche voi su qualche dettaglio, raccontandovi tutto ciò che è successo. Ci sono i topi in cantina. Grossi topi, le trappole non hanno fatto niente. Tendenzialmente ieri sera, quando camminano su due zampe anche a quattro. L'altra sera un mago dell'ordine dorato è stato ucciso ed è stato ritrovato attaccato alla porta della nostra locanda. Uno spettacolo. Con ancora il suo elmo dorato in testa. Oh, sì, si era fuso. Pare che sia stato un attacco non di un brigante, ma di qualcosa di più. Qualcosa legato al mondo che combattiamo. Qualcuno sta cercando di ammazzare tutti i maghi.
Qualcuno sta cercando di dare un messaggio ai nostri ordini. Però non c'era scritto niente. Penso che il messaggio fosse nelle intenzioni. Compagno Dal. Io mi avvicino ad Alarico e, cercando di tenere la voce bassa, gli chiedo: avete tenuto la testa? No, l'hanno portato via. Era una persona importante. Peccato. Beh, grazie ad Alarico ci siamo. Siamo entrati nelle fogne. E lì ti faccio cenno con un dito. Sai quanto oro serve per coprire una testa intera? Mica. Sai, fa un po' schifo, ma... però per un processo, non so, di scrematura, dai un guarda, pub. Non sarà mai più schifoso di raschiare un'anguilla. Fa un attimo, poi le latrine, vabbè, è tutta una natura, però. Se... Milano dice anche a mia locanda. Se permettete, due parole. Non si limiti a due, può parlare come quanto vuole. Faccio cenno di sì con la testa e mi metto a questo luogo è di un nostro amico. Io faccio rotolare i barili nel deposito. Come se fosse casa vostra. Volete qualcosa da bere? No, preferisco mantenere la mia mente sana e pulita, grazie. Ma magari un centrifugato. Fugato. No, non è necessario, la ringrazio. Va bene. Come avrete notato... Sul petto dell'uomo che è stato trovato morto fuori dalla vostra locanda c'era inciso un numero. 3. Uno ha detto. No. Il numero era 3. Ah, scusi. Era un numero in numeri antichi dell'impero. Lo ricordo come il numero di occhi che ho visto nel mio sogno. Non è ancora chiaro se questo numero volesse indicare semplicemente il numero delle vittime, il numero di ordini che sono stati colpiti. 3 occhi, distruzione di una piana, qualcosa che rinasce. Parleremo di questo più approfonditamente. Farlo finire. Cioè, vi prego di non interrompermi. Mi sembrava appropriato. È tutto appropriato. È estremamente appropriato, anche perché non so quanto voi sappiate della fine dei tempi o di ciò che le leggende dicono succederà alla fine dei tempi. Mi dicevano che avrei completato una frase alla fine dei tempi. Cos'è education? Education. Difficoltà? Difficoltà 1 in realtà. Anche basta aver studiato un pochino e dovreste avere almeno un'infarinatura. Potete provare tutti, uno alla volta, perché non ci sono abbastanza dadi. Ma io perché cavolo ho messo willpower invece che intelligence alla creazione del personaggio? Ah, perché qua c'è scritto willpower come primary characteristic. 3 successi. Ok. Per l'abilità già. Un successo e un vantaggio. Uno di difficoltà. Ah. Ti sei dimenticato la difficoltà. Mettere il sigla. La difficoltà mai tu, Anche l'altra volta. Beh, ha giocato di me. Ok. Un successo, una cometa e un vantaggio. È scusato perché lui non ha giocato come noi a Star Wars. Sì, però ha giocato settimana scorsa con noi a Massive Darkness e devi tirare i dadi dell'attacco e della difesa insieme sempre. Ok. E non li tirava. No, lì sì. Ah, no, meno male. Gianni ha fatto 3 fallimenti con un dado blu viola. Tira 4 dadi blu e fai un viola. Fai 3 successi con un diverso. Fai 3 successi con un viola. Due vantaggi e un successo. 2 vantaggi e un successo, 3 successi, cometa e successo. Quando dice, allora, tutti e voi avete un'idea di ciò che succederà, sì, alla fine dei tempi, per cui gli dei del caos invaderanno il mondo e l'uomo cadrà e uscirà vittorioso. E Mor? Mieterà tutto. E Mor? No, gli dei del caos uccideranno anche Sigmar, Mor e tutte le altre divinità dell'impero, alla fine dei tempi. Alla faccia del martello. Se perderanno, chiaramente. Se l'uomo non sarà in grado di unirsi a nani ed elfi e respingere le orde del caos. Se non ci sono i nani si può parlare. Ma Rali in particolare, quando parla della fine dei tempi, gli hanno spiegato particolarmente bene che cosa succederà, perché l'ordine brillante, l'ordine splendente, ha un unico scopo nella sua esistenza: distruggere il caos e tutto ciò che mette in pericolo l'impero. Quindi vi hanno fatto una testa tanta sulla fine dei tempi.
E alla fine dei tempi, l'eletto del caos giungerà sulla terra. Il sottoimpero degli Skaven uscirà da sottoterra, conquisterà le città umane, mentre goblin, orchi, pelle verde vari e i mutanti del caos invaderanno da est e da ovest tutto quanto, distruggendo e radendo al suolo qualunque cosa. Come si discavano in teoria, però intanto hanno già preso tutto, no? Sugli Skaven c'è una disputa aperta tra i filosofi e i sapienti, perché in realtà il loro dio cornuto non fa parte del pantheon degli dei del caos, ma si dice che alla fine dei tempi il dio cornuto degli Skaven assurgerà a nuova divinità del caos, e quindi gli Skaven sono particolarmente spinti in questo momento a cercare di accelerare la venuta della fine dei tempi, e questo okay. Te l'hanno raccontato. C'è anche da dire però che il tuo stesso ordine è anche quello che ti ha detto: gli Skaven sono degli sfigati di merda che non contano niente e non ci interessano, considerando quindi, che in teoria per il resto del mondo gli Skaven non esistono. Esatto, loro sanno che esistono, sono sicuri che esistano, sanno che questa cosa degli Skaven è importante. Loro lo fanno, ci credono gli Skaven. No, ma io penso che mi abbia detto così perché sono un noob, quindi non dico niente. Ma comunque mentre lui pensa questo, io dico: vede, già in sogno Mor mi era apparso, e il gruppo che si è riunito, elfi, nani, umani, insieme, pronti per affrontare qualsiasi pericolo che ci sia, compresa la fine dei tempi, credo. Il giorno in cui riuscirei a dire una parola. Fare, noi? È proprio per questo motivo che mi trovo qui a parlare con voi e non con i miei colleghi dell'Ordine Splendente, che avrebbero fatto orecchie da mercante a tutta questa storia. Il vostro gruppo l'ho guardato per qualche giorno, l'ho guardato anche mentre raccoglievate il cadavere del mago dorato dalla porta. L'ho guardato prima che voi partiste, perché avevo subodorato la presenza degli Skaven in questa zona della città. Grande Mor che parla anche attraverso altri. Siete un gruppo estremamente bizzarro, disagiato e probabilmente non pronti ad affrontare ciò che arriverà, ma d'altro canto siete anche l'unico gruppo che si sia preso la briga di fare qualche cosa mentre gli altri restano a guardare. E questa non può essere una coincidenza, e non può essere certo qualche cosa che io sia disposto a non tenere da conto. Quindi quello che vi propongo è di mettere a disposizione vostra una piccola quantità di risorse sufficienti a permettervi di aiutare me e il nostro ordine a capire meglio quale sia la portata di questa minaccia Skaven nel sottosuolo di Aldorf. Credo che sia rassicurante che qualcuno si preoccupa anche delle povere persone che possono venire minacciate da questo, poiché se veramente si diramano nelle gallerie di tutto il sottosuolo, solo coloro che vivono sopra le colline nei piani alti riusciranno a salvarsi. Accetto. Purtroppo i tunnel sono crollati, devo dirvi questo, mastro. Alcuni tunnel sono crollati, non tutti i tunnel sono crollati. E malgrado quello che i miei colleghi hanno detto a voi, non si sono certo presi la briga di far crollare gli altri. Comprendo che... Io guardo loro due, cercando di capire cosa ne pensano. Comprendo della cosa. Di non essermi ancora guadagnato la fiducia del mio ordine. Comprendo perché si stanno comportando così nei miei confronti. Non prendete la sfiducia nei vostri confronti come un segno di sfiducia nei vostri confronti, prendetelo più che altro come l'orgoglio che acceca gli occhi e la mente contro i pericoli più ovvi, concentrandosi su quelli più grossi, quando a volte è molto più pericolosa una piccola ferita che un braccio mozzato. È nella piccola ferita in genere che viene iniettato il veleno dalle frecce. Ma noi siamo già vincolati da un contratto, e il nostro atto tutuale datore e proprietario non è qui. Appunto.
Di quanto oro stiamo parlando? Oro. Stiamo parlando di argento finora. Mi basterebbe un arco. Ancora? Anche per rendermi utile. Stiamo parlando della gloria. Bene! E ci si pulisca! Potresti trovare molti lavori se il tuo nome fosse... No. Fosse, senti, sulla bocca di tutti. Io voglio soldi, 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 perché voglio prendere una barca e andarmene via. Non voglio più essere dipendente da quell'essere ignobile con la barba lunga. Sono sicuro che un arcimago di uno degli ordini... Sì, di quanto stiamo parlando? Nettamente meglio del di mare. Che equipaggiamento stiamo parlando? Perché non è che possiamo andare giù a prendergli a schiaffi i topi. Stiamo parlando di... In questo preciso momento non una quantità di denaro definita. Stiamo parlando di risorse che il nostro ordine può mettervi a disposizione. Se sono armi che richiedete, avrete delle armi. Se sono libri, che siano libri. Siamo in grado di venirvi incontro. A me può bastare. Questo coincide con il volere di Mor. Sicuramente le risorse possono aiutare nella sua grande missione. Non siamo qui, o almeno io non sono qui per i soldi. Il 50% di quello che troviamo là sotto è nostro. Il 100% di quello che trovate là sotto è vostro. Stiamo andando nelle foglie. Mor è d'accordo con questo. Ad eccezione. Ad eccezione. Ma c'hanno il coraggiamento. C'è la fregatura. Degli idoli del dio cornuto. Quelli andranno distrutti. E delle pietre warp. Di cosa li fanno? Spero che non troviate delle pietre warp nelle fogne. Nel caso voi vediate delle gemme verdi, pulsanti, luminescenti di queste dimensioni, vi inviterei a stare molto lontani, a non toccare quelle pietre. Va bene. Per il vostro benessere. Non vorrei dovervi abbattere. La natura della missione quindi sarebbe... La natura della... No, la natura della missione in questo momento è cercare di capire l'entità e la vastità della minaccia che si cela nelle fogne di Aldorf senza che nessuno debba lasciarci le penne. Possiamo farlo. Almeno tra di voi. Beh, ma se serviranno prove o per mobilitare le vostre forze o basta un rapporto? Serviranno prove. Non sono necessarie delle prove come richiederebbe l'ordine splendente. O anche perché le ha ignorate. O l'ordine celestiale. Sappiamo che gli Skaven sono qua sotto, quindi quello non è stato messo in dubbio. Diciamo che... Qualunque prova voi portiate indietro sarà sicuramente d'aiuto a convincere gli altri ordini ad agire. A noi basta avere delle informazioni chiare e precise su che cosa ci sia sotto di noi. Va bene. Quindi esplorare, tenersi lontani da pietre verdi, mi sembra che sia semplice. Esatto, gli idoli cornuti sono suoi, tutto il resto è nostro. Beh, si può fare. Tu avrai bisogno di un arco. Sì, sarebbe E tu hai un'armatura. Armatura? Non ho mai indossata una. Beh, c'è sempre una prima volta. Vediamo. Sì. Se c'è anche un arpione. Fate una lista di ciò che richiedete e nel pomeriggio vi verrà consegnato. Spada Vorpal. Al meglio delle nostre possibilità. No, io non voglio nulla. Io sì. Sarebbe possibile stendere un documento o qualcosa che scarica da noi la responsabilità del fatto che la locanda sia stata chiusa? Perché il nano ci c'era debito. La locanda è stata... Dopo quello che è successo non dovremo nessuna spiegazione. Pensiamo alle cose importanti. Io non ne sarei molto sicuro. Ho guardato abbastanza a lungo il vostro piccolo gruppo da sapere che il prode Pintus verrà ricompensato senza che voi abbiate necessità di... C'è anche un boccale. Un boccale? Sì. Che dovrà venire ricompensato. È tutto nel volere di Mor.
infila una mano nella, nella saccoccia e tira fuori una moneta d'argento. Non la vedevamo in sei mesi, non l'abbiamo tipo vista. Ci allontaniamo tipo quando mettono l'anello. Esatto. Io ho già la concupiscenza. Mi volto verso la riga e gli faccio io prendo la moneta, 8 mesi di papà. Io prendo la moneta, vado dietro e la metto in un boccale. No, questo immagino che ricompenserà il boccale e il buco che è stato fatto di sotto da quelle orribili creature. Oh, e la porta che è stata distrutta. Questo pomeriggio dovrebbe venire un nostro amico, Mastro Carpentiere. Potrà farvi un preventivo. Non mi interessa, quella dovrebbe coprire più che abbondantemente. Oh, se lo dice lei. Viene il carpentiere per il buco. Allora, non perdiamo tempo. Da che parte dobbiamo andare? Le fogne le avete esplorate voi? Beh, ma voi sapete dove sono gli altri tunnel? Si trovano sempre nelle fogne, non ho delle informazioni molto più precise, purtroppo. Le fogne di Aldorf sono molto vaste. Forse non quelle che sono camminabili da degli esseri umani. Vero. Forse potrei investire mezza giornata a cercare di prendere delle erbe curative o antidoti contro il veleno. Mi hanno fatto una testa così nella foresta a riguardo. Ok, tu cosa intendi comprare? Io voglio... Vabbè, qualcosa per coprirmi e qualcosa per fare male ai topi. Ho bisogno di comprare qualcosa? Se c'è un arpione sarei più felice. Trappole a scaccato. Potrei provare un rito per capire dove dobbiamo indirizzarci. Però non hai bisogno di comprare. Ho bisogno dell'incenso. Ah, anche della corda. E qualche torcia. Allora, facciamo così. 50. Beh, facciamo una lista. Mi misura standard. Una lista a Mastro Egon. Ti fuori una moneta d'argento. Una moneta d'argento. Allora, sì. Tipo, compra quello che c'è bisogno. Arcimago, lei che sicuramente è una persona di... Ma se ce la danno loro gratis l'equipaggiamento, te la ritiro. Vabbè, intanto andiamo a comprarla noi. Non penso che l'arcimago si scomodi. Oh, non sia mai! Vi ho detto di consegnarmi una lista che nel pomeriggio vi verrà consegnato il materiale. Sì, sì, ecco, ultima domanda, lei che si sicuramente ne sa... Di cose. Maschere antigas, è una voce che gira nella, esatto, nella locanda. Maschere antigas, estintori per la locanda servirebbero estintori. Il raid non va bene. No. Lei saprà forse degli scaccaven più di noi. E qualcosa che ci consiglia di portare con noi? L'idea degli unguenti contro il veleno è un'ottima idea. Io avrei bisogno solo di una cosa, ma non so se è possibile con così poco preavviso. E tiro l'unico mio possedimento, che è una schematica dettagliata e disegnata anche molto bene, di una praticamente un incensiere attaccata a una catena. Oh, signore. Cazzo, il Morningstar aspersoio, l'abbiamo tirato fuori la nozione del personaggio. Gli no, ma non è una Morningstar, è una catena. Sì. Tipo quella di Gogo di... Ah, ok, proprio una aspersoglia da combattimento. Di Kill Bill, sì, ma sì. Al posto della palla... È un incensiere da combattimento. È un martello meteora con incensiere. Esatto. Come in Game of Thrones. Che lo uso, esatto, come quello di Benjen, ecco. Di Game of Thrones, però con l'incensiere, perché poi lo uso anche per fare i rituali, e dove va il fumo, che è a caso, mi è sembra, lì che saranno gli scaven. Chiaro, no? Mormica fa le cose a caso. Lui no. Il battito d'aria della farfalla di prima sposta l'attenzione del corvo sulla mancia. Ancora? Ogni volta si è allodato morto. Posso adottare la cornacchia? Cioè, che bello. Voglio la cornacchia io. Non sarei tanto contento, perché nel mio sogno voi due siete le libellule dalle ali appuntite. Siamo le libellule dalle ali appuntite. Vabbè, mentre il nano è lo scarafaggio. Allora, nella lista scriviamo. Incensiere da combattimento. Allora, iniziate a segnarveli, perché poi tanto ve li portano nel pomeriggio, quindi okay. Iniziate a segnarvi le cose che chiedete. Ma io cosa posso avere bisogno di equipaggiamento? Niente, non indosso. Riescono ad adattarmelo da una catena? Sì, è come una Morningstar. Mi potresti dare le specifiche di un arco lungo normale, cioè allora, quello che mi danno? Cioè. L'arco lungo, longbow. Long. Sì, ci sta come prezzo. Allora, damage rating 5. Ah, meglio di 3, ok. Critical range 3. Sì. Buono. Raggio lungo. Buono, no, cazzo. Perforante 1. Ok. Vuol dire? Viene special. Che ignora 1 di robustezza. Ok. Ah, ottimo, giusto.
E invece la Morningstar? E aspetta, perché ti dice anche che ce l'hai? Puoi anche arrivare a raggio estremo. Ah, ok. Aggiungendo solo uno di, di viola. Ottimo. Morningstar? La Morningstar è damage rating 6. Ok. Critical. Critical range 3. Okay. Però è slow. Ok. Quindi quando colpisci metti una, recharge. Un recharge in più rispetto a qualunque recharge fosse necessario. Se fai un attacco normale è uno. Ok. E mi segno anche che gli riscrivo sulla lista un kit da esorcismi, benedizioni, quindi sai, un po' d'acqua santa, un po' di sale, incensi. Invece avevo appunto chiesto l'antidoto generico, un antidoto completamente, cioè io non ne so molto di veleni, però segna quattro antidoti, ve ne da uno. Okay. A testa, allora ve ne do uno. Okay. Cioè nel senso segniamocene tutti uno. Io la roba più vicina che c'è un arpione. La roba più vicina che c'è a un arpione, ti direi un giavellotto. Sì. Che fa danno 5. Mm-hmm. Critico 3. Mm-hmm. E lo puoi usare sia da vicino che da lontano senza impedimenti. Ma sì, dai, io gli chiedo anche una spada, potrei avere bisogno in futuro. Sai mai che incontri un Balor, devi far crollare un ponte. No, perché io ho degli incantesimi che funzionano in futuro sulla spada, quindi spada lunga. Allora, la spada... danno 3, danno 5, scusa. Critico 3. Kit d'esorcista. E nient'altro. Senti, è una spada. Ma magari una armatura di quelle base che però non sono i miei vestiti marci. Sì, sì, no, certo, quella tutta. Piedi dall'Eternity. Allora, l'armatura base vi dà 2 di soak. Ma ottimo, che è già il doppio di quello, esatto, che ho adesso. Ma la posso usare io? Ovviamente, no. Che è la veste, in teoria, l'equivalente della veste fatta bene? O no? Sì. Ma può usare l'armatura? Chi ha detto di no? Beh, sono un po' sgravato. Beh, no, è Warhammer. Sei un mago da battaglia. Va bene, allora, l'armatura più grande che possa. L'armatura di cuoio. Oh, ma non facciamo i power player! No, allora, io non prendo niente, tranne l'armatura più grossa che posso. E una spada. Esatto. Però notare la skill con cui te l'ha chiesto, non l'armatura più grossa che c'è. L'armatura più grossa che posso. Che posso, esatto. Che così puoi intenderla, sia che posso come mago meccanicamente, o che no, mi che posso permettere. Quindi corda, torce, c'è altro, ragazzi, da esplorazio. E ti taglio la testa se fai critico. Difesa cos'è? Defensa, l'armatura. Difesa a 0, ti dà soc. C'è qualcos'altro che possiamo usare da esplorazione? Le frecce, magari. Le frecce, sicuramente. Ti dà 24 frecce. 24. Minchia. Bocconi avvelenati. Che gadget ci sono? Non per cazzo, che gadget ci sono? Gadget? Strumenti, cioè, le cose particolari, esatto, quelle cose lì. Robe da campeggio survival. Sì, mi faccio dare un set di padelle. Non okay. Si sa mai che complicato. Cioè, il set per cucinare la camp. Non li vuoi. Cucina da camp, kit cucina da camp. Cibo? Te l'ho detto 100 volte. Il cibo lo potete prendere dalla taverna. Cuocere la roba, è meglio no, cruda. No, siamo. Non vuoi vedere se sono buoni gli scaven? Ma li devi lasciare scaldare alla temperatura del sole, sennò si guastano. Ma sono delle caverne, non può esserci il sole. Ah, forse hai ragione. Non dovremmo mangiare. Qualche fungo. Ah, sì, quelli o ti uccidono o sono buoni. Prendiamo qualcosa per scavare? Pala, piccone, roba del genere. Ma spero che dovremmo seguire i bubuchi che hanno già fatto loro. No, però potremmo avere bisogno magari di abbattere qualcosa. Potrebbe essere utile. Beh, allora voi li avete visti i buchi che hanno fatto loro? Passa uno scaven tranquillo, ma un essere. Quanto ne so di ingegneria? Allora sì. Okay. Hai ingegneria? C'è proprio ingegneria? Piccone, io prenderei un piccone. Ce l'hai? È una skill avanzata. No, c'è education. Okay. Prendiamo anzi due o tre picconi. Ne sa quanto ne sa Roberto? Cioè non zero, però poco no, di no, perché meno. La mia domanda era, può esistere un qualcosa, poi anche un pochino ingombrante, ma portatile, che ti può salvare anche solo per un istante per darti tempo da un qualcosa che crolla? Io vorrei. Sì, le gambe che corrono. Io invece vorrei. Un puntello di metallo. Che ne so, tipo un puntello, però non credo che basti. No, il puntello. Mi è venuta un'altra. Esplosivi?
esplosiva, avete un mago dell'ordine brillante. Sì, ho capito. Vabbè, questi maghi si emozionano, non gli ricordano la formula. In caso non... ti do io la stremunzione. L'incantesimo facilecca. Ce l'abbiamo, due bombarde, no, una palla di cannone, qualcosa che sfondi. Costano troppo. Costano 8 monete d'oro. Le micette. No, però potremmo fare potremmo con delle robe alcoliche. Ricordati, quando sarai mozzo sulla mia nave. Il flare? No, io preferisco rimanere in grado. No. Tu sarai mozzo sulla mia nave. Non è un'offerta. Ma è un diktat. Perché mi devono mozzare? No, mozzo è un ruolo sulla nave. Non è che vieni amputato. Ma come è un elfo alto? Pensavo che i mozzi fossero quelli con gli uncini. Ne passano tanti di mozzi al tempio di Mor. Ma come è un elfo alto? Di solito sono i primi a morire durante un arrembaggio alla navigazione. È una storia lunga. Bello. Se non ho voglia di parlarne con un umano. Se non vi dispiace, io. Certo. Va bene. Nella lista, magari abbiamo messo del cibo non deperibile. Dato che qua o ci portiamo i barili, ce li beviamo. Che peraltro lo rubiamo al nano e poi ce li mette nel conto. Anche il cibo, se volete. Infatti. Abbiamo cose più importanti di cui pensare. Sempre più importante tutto. E dicono anche che avete una stamberga comunque. Ah, benissimo! Non è vero. Non perché non ci sono le stat per questo o altri sistemi di regole. No, c'è. È vero, c'è. Qua, no, ma c'è qua. Lì c'è. Credo che ti licenzierà prima lui. La stamberga in Warhammer è prevista, però sono dalle 3 alle 16 monete d'oro. Sono un po' troppine. Mentre se ne sta andando, aspetto che sia sulla porta e dire: oh, Mastro Egon, un momento. Si ferma. Questa dovrete ridarla a Joseph, immagino, che gli do la chiave. No, avete ragione. Riprende la chiave e se ne va. Ci sparisce così l'arcimago. Finalmente qualcuno che ha preso a cuore le nostre richieste. A quanto pare non tutti i maghi, a parte compagno Ral ovviamente, sono così accecati dal loro potere, da non vedere le cose importanti. Non mi fido dell'ordine dell'ametista e non mi piaceva quel mago. Oh, ma sono i maghi più in linea con il volere di Mor. Mor vede molto meglio loro che te. Beh, se ci raccontate... Non etichettiamo le persone. Ecco, ma hai detto che non ti piacciono i maghi dell'ordine? Niente. Io, ci raccontate che cosa avete trovato giù e che... Ratti giganti. Pericoli. Alti. Abbiamo combattuto contro 6 di loro e poi uno sciame. Uno sciame di almeno una quarantina. Oh sì, uno è riuscito a scappare e ha urlato più o meno così... E altri ne sono venuti. Non so cosa vuol dire, non parlo lo Skaven. Se sembrano ratti tacchini. Hanno uno strano... Beh, peso più no, meno quello è Nodens. Ancora di più. Nodens! Tradizione! Io tacchino prima. Non è un cartello che la locanda sarà chiusa questa notte. Lo faccio io. Aspetta un attimo. Questa responsabilità. Aspetta. Sono balbuziente, no, stupido. E firma con una X. Esatto. Però ci sarà la tua scrittura sopra. Io aspetterei. Aspetterei almeno un'ora prima di uscire dalla locanda. Beh, tanto dobbiamo aspettare dell'equipaggiamento. Sì, certo. Ma per mettere il pugnale come si usa per dire che è chiusa, no? Ho visto che c'è questa usanza qui a Aldorf. Pugnale? Pugnale con il messaggio? Ah, grazie di avermelo fatto sapere. Io non sono. Nella foresta. Però non aspetta almeno un'ora. Sento che lo sguardo di Mor è posato proprio fuori da questa locanda ora. Va bene. Spero che non ti tremi la mano come ti trema la voce quando avrai l'arco in mano. Una cosa, noi da quante che ci conosciamo? Tu sai che lui è stronzo da quando lo conosci. Esatto. La spocchia è la spocchia la sai che ce l'hai quando la conosci. La sua cifra stilistica. Non li prendono nell'ordine se non sono spocchiosi. Grazie. È proprio il primo test. Esatto. C'è il test di arroganza. Vedrai. Come mai te ne sei andato dalla foresta o anche tu non hai voglia di parlarne con un umano? Gli elfi vivono molto a lungo.
non ho abbastanza da aspettare che finisca il periodo. E hanno preferito mandarmi tipo in viaggio studi, ecco. E tu sei contento di questa cosa? Di essere qui in una locanda a lavorare per un nano? E guardo te mentre dico questa cosa. Loro sono qui per volere di Mor. Se non fossimo mai uscito dalla foresta, non avremmo mai lavorato per il nano e non avremmo mai cacciato gli Skaven. E non avresti mai salvato la città dagli Skaven, perché questo è il volere del grande Mor. Bisogna seguire il corso delle cose, magari si nascondono delle opportunità. Parole certo, sagge. Andare nelle fogne a bruciare gli Skaven è una grande opportunità per noi. Me lo dici tu che dovresti stare a studiare nella torre, invece sguazzi nella merda con noi. Beh, io devo dimostrare di essere degno. Mi faccio una risata e me ne vado. Come al solito le tue parole sono lente e sagge. Io lo faccio senza dover dimostrare niente a nessuno. 1-0 per te. E mi siedo. A cosa state giocando? Mi nervosamente. Che gioco è? Che gioco è? No. Non lo conosco. Ascolta l'umano e guarda in quale punto si smerda da solo, si chiama. Beh, ma non dobbiamo litigare, dobbiamo fare conto. Penso siano i pantaloni comunque il primo posto. Dipende. Rispetto a noi che siamo effimeri, ma serviamo Mor meglio. No, è che ci mettiamo 50 anni a uscire dalla fase in cui ti caghi addosso. Esatto. È esperienza. Fa parte del nostro ciclo di vita. Ma nella foresta tutti fanno così, no? Beh, forse. Io andrei. Avventure ci attendono. Così dicevo. No, ma dobbiamo aspettare l'ingaggiamento. No, è giusto. Com'è andato il viaggio? Vabbè. È andato bene, ci sono dei barili, dobbiamo portare a casa degli altri barili, il nano è a contrattare degli altri barili, poi quando arriveranno i barili e vedrà la locanda si incavolerà. Fine del viaggio. Intanto che aspettiamo sistemiamo quei barili. Ma come mai ha ordinato? Beh, già sistemati mentre voi parlavate con Arcimaestro. Come mai ha ordinato tutto questo brandy? Di solito non lo beve nessuno qui in locanda. Secondo te? Beh, papà, il brandy è distillato del vino, che è distillato dell'uva, e l'uva è frutta. Quante cose che si imparano quando si è circondati di persone, da persone sagge. La frutta. Qui in locanda non lo beve nessuno il brandy, perché quello che c'è è piscio alcolico. Questo invece... è possibile distillare l'alcol dalle urine? È contrabbandato. No, non è possibile farlo. Non lo sai. Sono confuso. Ma non importa, sono contento che voi siate tutti qui. Sono barili, quindi devi montare il rubinetto. Inizio a montare il rubinetto e ne riempio una bottiglia. Non è rischioso. Se si accorgerà che... Era detrarrata il mio stipendio al massimo. Abbiamo fatto gli straordinari, eravamo in due. Ma non abbiamo uno stipendio? Paghetta, la chiama papà. Paghetta. Pagherò. Beh, momento giusto per prendere una bottiglia di brandy. Non sappiamo neanche se torneremo da lì. Anzi, bevi un goccio anche tu. Hai voglia? Beh, io non reggo molto. Un goccino. Va. È verso mezzo bicchiere per lui e mezzo per me. Faccio un tiro di sacco. Questo credo che ti renderà complice. Ormai l'arco ce l'ho. Non mi serve è giusto, spariamo storto. Mi sembra molto intelligente. Intendevo che non mi serve più lavorare per il nano, forse. Fino a quando non perdo anche questo. Ecco. Fino a quando non te lo spacca lui. Rasi gode il suo bicchiere di brandy. È un brandy... Non è eccelso, ma non è nemmeno piscio di cane. Buono. Bello, Ma io lo bevo. Io lo bevo. E c'è il suo più di cane. E in mezzo. I due estremi della scala. Per un bicchiere di brandy devo fare un tiro di tanto. No. Ok. Cavolo, ragazzi, è veramente buono questo brandy. Si vede che non ne sai un cazzo. I brandy poi tanto bevo. Quando bevi non balbetti. Puoi prendere fuoco. Cosa vuol dire non balbetto? Certo che balbetto, non mi senti balbettare. No. È arrivata la fine dei tempi? No, ha bevuto. Abbiamo trovato l'antidoto e quindi il sintetizzatore. Quando dobbiamo far sintetizzare Dal, basta farlo bere.
Vabbè, per voi la risposta è sempre bere, bere, bere. Pirati, marinai, insomma. Non sono riesco a seguirlo, parla troppo veloce. Ti sei abituato al disco rotto, adesso... Vabbè. Smangiucchiate qualche cosa nella locanda. Quindi ammuffito. Un po' di brandy. Mangio. Io mi faccio un bel pranzo proprio. Come se mi faccio un bel pranzo. Abbondante, però. A me la famiglia mi ha fatto il pranzo al sacco. Toppo. Io mangio qualcosa. Va bene. Molto buono. E dopo un po' che è suonata la seconda ora del pomeriggio, sentite. Vado io. La locanda è chiusa. Apro la porta. Mi si presenta davanti. Non è un mago, chiaramente, perché non indossa le vesti da mago e non ha quel piglio che hanno i maghi dell'ordine ametista, che sono molto riservati, stanno molto attenti. Questo è un ragazzino che avrà 13-14 anni, ben vestito, ma non da nobile. Buongiorno, siamo chiusi e non mi sembra tu abbia l'età per bere. E vedi che ha in mano una quantità di roba, un incensiere, un arco, una spada. Arriva con l'equipaggiamento, la Rico. Una mano a portare le robe e le appoggio. Grazie. Queste mi hanno detto di darle a voi. Gentilissimo. Mi hanno detto che mi avreste dato una mancia. Io faccio così e mi cadono tutte perché non c'ho la forza di pomeriggio. Quasi mi si spezzano le braccia, no? Potremmo dire che le hai fatte cadere e hai compromesso il... No, le ho fatte cadere io. E staci. Ma no, ti va bene un dolcetto? Ah. Oh, una moneta d'argento in un boccale. No! Una moneta d'argento. No! 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 Fermo, non fermo. Che cazzo fai? No! Una mancia era qui? La mancia gliela darà colui che ci ha portato le cose. Questa moneta non è neanche tua, mettila a posto. Ma era lì in un boccale. Mettila nel boccale. A proposito di boccali, sento che c'è un bel odore nella locanda. Mi va bene anche un goccio di brandy e poi va. Via! Alla tua età? Beh, bevo già da 4-5 anni ormai. Allora siediti. Diverso un goccio di brandy. Io gli tiro un'ammazzata sulla mano. Oh, è caduta. La raccolgo io. Lui si beve il suo brandy. Mi guarda. Voi veramente userete questa roba? No, io solo questo. Per la catena con l'incensiere. È perfetto. Più di quanto mi immaginassi. Sopprime una risata. Si trangugia tutto quello che gli rimane del brandy. Non appoggia bere, il bicchiere. Non bere così velocemente, Mora è ancora qui vicino. Potresti strozzarti. Io prendo l'arpione e glielo punto veloce alla gola. Provo a prenderlo di sorpresa per spaventarlo. Ok, fai una prova di... agilità? Sì, e charm se ce l'hai. O guile. Guile è meglio. Guile no, ho solo agilità. E allora tira solo i dadi. 4 dadi blu. 4 dadi blu. Poi vi devo dire una cosa sui dadi stance che l'altra volta è la difficoltà, sbagliato. Giusto? Cosa? Non hai qualcosa la legato a... La difficoltà è 1. Non hai qualcosa legato a mischia che ti trasforma un blu in un verde? Tipo? Tipo cordini. Per trasformare il blu in un verde. Adesso allora vi dico sta roba delle stance che l'altra volta abbiamo sbagliato. Vai, i dadi stance non si aggiungono, ma puoi convertire x dadi blu okay. In dadi stance. Io perché sono più forti, ma c'hanno le penalità. Sì. L'unica cosa che ho vagamente è Skull Daggery. Invece i gialli sono le abilità. Però Skaldaggeri è qualcosa per ingannare. Beh, però Dio, Skaldaggeri in realtà. Beh, altrimenti. Skaldaggeri è tutta la roba da lestofante. Bene o male. Coordination magari. In per teoria, fare qualcosa se vuoi intimidirlo. Coordination ce l'ho. È quella cosa sociale. Che usa fellowship. Fustorino farà pustorinata. Però di base usa fellowship invece che forza. Quindi di base lo puoi fare con la forza. Fustorinando chiedo al master: per fare una cosa del genere che non è intesa ad attaccare, coordination non può andare bene. Ricordati che puoi fare uno stunt. Sì, no, ma io non sto tirando. No, per... ma per dire, ricordati che chiunque può fare sempre uno stunt, non ce l'hai. Ah, no, non ce l'ho. Sono tra le carte che vabbè. Devo stampare. Che è questa, che praticamente puoi fare qualsiasi cosa. Chiaramente dove concedere il master con abilità che non c'entrano un cazzo. Spiegando come, se fai le cose, riesci a fare quell'azione. Tipo, in questo caso, intimidire con agilità invece esatto. Che... con forza, o altro. Fellowship. Perfetto, ottimo, carina sta meccanica. Vado? Vai. Sì, è la regola zero buttata lì così, rule of cool buttata a capo. Potresti fare carisma e erboristeria. Due successi, un vantaggio, due svantaggi. Quindi due successi, uno svantaggio. Due successi, uno svantaggio. Lo ferisci.
No, lo gli punti l'arpione alla gola molto velocemente. Vedi che lui non era assolutamente preparato. Ti fermi prima di ferirlo. Però lui si pisce addosso e si pisce addosso parecchio. E la locanda puzza. Oh. Lo svantaggio è che la locanda puzza e il nano lo saprà. Dimostriamo. Non è uno svantaggio immediato. Credo ti si sia rotto l'otre. No, vabbè, dimostriamo ai 13enni che siamo uomini adulti. Mi raccomando. Così ci penserà due volte la prossima a ridare. Ti sembra che lo sappia usare? Tu sì, lui la mazza, no. Torna a casa. Ha ragione. Hai già bevuto abbastanza. Sì, sì, non tornerò più, vi giuro che non mi vedrete mai più. Bene, un cliente in meno, così il nano fallisce. Oh. Scappa fuori, correndo, e sbattendo la porta. Questa. E c'è una puzza di piscio non indifferente. Piscio è la parola della sera. Vado a prendere uno straccio. Lontato. Vado a prendere uno Ma che straccio? Basta una secchiata d'acqua. Vado a riempire l'acqua. Guardo la Ci moneta. Vado io. Guardo la moneta d'argento. Guardo lui che si sta allontanando. Guardo Alarico. Non sto cagando di striscio una moneta d'argento. Anche io che... Oh, hai trovato una moneta, fortunato. Me la metto in tasca. Bravissimo, segna. Segna. Io stavo per dare la RAL, però nessuno. Allora, Gold Silver, 1. Okay. Tira una secchiata d'acqua sulla pipì. Io invece esco. Il nano lo saprà lo stesso. Sì, sì, carico l'incensiere. Rimarrà la chiazza. Esatto. E in mezzo alla strada, proprio in centro della strada, prendo l'incensiere e provo a immaginarmi. Non esiste un incantesimo che ho. Quindi provo a caso a chiamarlo, a invocare Mor. E se mi convinco che il fumo sta andando in una direzione specifica, per me è assolutamente un'indicazione di Mor che vada da quella parte. Fai un tiro di forza di volontà e piety. E piety? Okay. Sì. Difficoltà? La difficoltà è 2 perché stai facendo una roba che non vuol dire un cazzo. Ma è 3. No, 3 inizia. No, perché se faccio tipo fallimento critico il fumo rimane dritto. No. Vuol dire che devi morire. Attenzione. La madonna. Una cometa, un vantaggio? Un vantaggio e una cometa. Allora, la cometa... No, uno svantaggio e una cometa. La cometa può contare come vantaggio o come successo. Però rimane sempre la porzione del trionfo. È un insuccesso o uno svantaggio? Non sono due svantaggi. Sono due fallimenti. Due fallimenti. Quindi due fallimenti. I teschi sono gli svantaggi, le spade. Beh, la cometa può annullare questo danno. È 0. No, ne annulla uno. La cometa ne questo annulla insieme uno. È... No, questo è un vantaggio. Ah, vantaggio, quindi un insuccesso è un vantaggio. Quindi un fallimento. Anzi, faccio due fallimenti, e due vantaggi e il trionfo. Che l'azione è fallita uguale, ma rimane la porzione del trionfo. Esatto. Quindi mi convinco veramente che sta andando da una parte, ma. Ti metti l'incenso dentro, inizi ad accenderlo, a farlo andare avanti e indietro, mormorando parole per Mor. È una cosa abbastanza lunga. Sì, sì, per quello mentre stanno facendo loro dentro. E mentre lo fai, però, il fumo ti sale negli occhi, inizia un po' a bruciare. Pensi alla sofferenza. Pensi agli occhi rossi che hai visto nel sogno e dici, saranno i miei perché mi stanno bruciando veramente molto gli occhi. Con l'altra mano mi tocco la fronte e vedo se c'è un terzo occhio. Giustamente. Ti tocchi la fronte, non hai un terzo occhio, però in quel momento in cui ti fermi un secondo per riprenderti, da uno dei tombini, delle fogne, esce del fumo? No, vedi due occhi rossi che poi scompaiono. Fuori sentite clang. Ha fatto male, ma... Compagni? Sì, sì. Vengo di là e vedi che sto saltellando su un piede perché mi sono dato tutto il coso su un piede. Stai indicando una chiazza di merda e piscio davanti a un tombino. I tombini funzionano che ci butti le secchiate dentro. Certo, butta una secchiata anche là. Due occhi rossi. Rossi come il sangue. Tu lo guardi agli occhi rossissimi. Che cosa significa questo?
Stai bene? Lì, lì è l'ingresso, forse c'è già qualcosa, forse era una visione, non lo so, spesso la realtà si fonde con il sogno, perché questo è il volere di Mor. Grande Mor, ti prego, non guardare verso di me, ma guarda verso un po' più in là. Ma magari passiamo magari da un'altra parte. Sappiamo dove è l'ingresso comunque, in un modo o nell'altro. Vero, il segno potrebbe essere di pericolo, ma dobbiamo convergere verso quella direzione, tenetelo a mente. Sapete cosa non abbiamo chiesto? Stivali alti. Tiro sulle spalle. Sarà più pieno di merda. Oh sì, abbiamo già visto. No, fa bene i piedi. Fa bene la pelle, fa bene i capelli. Mi dicevano che il compost era un po' importante. Era il cocco. Beh, io mi inizio a vestire. Se ci hanno dato l'armatura, scusa, ci avevano dato anche dei calzari, scusa, no. No, l'armatura è l'armatura quella da, da paesano, corpetto di pelle e i gambali. Beh, orsù, siamo pronti, sappiamo dove andare, cosa aspettiamo? Giusto. Più tempo aspettiamo e più è probabile che Mor si accorga di noi. Mi tocco le balle e proseguiamo. Niente, attacco il segno di Mor. La locanda rimane chiusa questa notte, ci scusiamo per il disagio. Perché i genitali sono simbolo di vita. Giusto. Comunque, mentre lo attacchi ti rendi conto di una cosa. Nessuno è venuto nemmeno per pranzo, nemmeno a bussare alla locanda. Tutto quello che è successo. Sai com'è. Se vieni a mangiare qua, ti inchiodano alla porta e ti fondono in oro in testa. Non era neanche venuto a mangiare qua, è quello il bello. Hanno lasciato una recensione di merda su TripAdvisor o su Yelp e in realtà neanche aveva mangiato qui. Ho capito, ma è quello che vede non sa. Beh, allora, io... Beh, ci dirigiamo... Una canzone nanica. Esatto. Io invece, nel mio dirigermi, cerco di essere il meno high ho possibile, il più stealth possibile. Beh, ci dirigiamo nell'ingresso, quello che avevamo già visto la volta scorsa. Alarico e Ral, più Ral che Alarico, vi riconducono verso una delle zone dove le fogne sono un po' più... antiche, il che vuol dire che sono costruite meglio. Le fogne sono andate un po' in disuso nel corso degli anni perché Aldorf è stata costruita e ricostruita più volte, un pezzo sopra l'altro. Ci sono la parte più bassa delle fogne che sono le antiche fogne del primo impero, che sono come le nostre fogne romane. Ok. Sopra quelle sono quindi state il piombo. Sono state costruite sono state costruite alcuni altri strati di fogne sempre più piccoli, fino a che le zone che sono state ricostruite più recentemente non hanno nemmeno un sistema fognario. Semplicemente... Di fortuna. Non mi servono segnali. Semplicemente gli escrementi vengono buttati per strada e prima o poi qualcuno li pulirà. Ok. Ma le fogne quelle di nuova generazione... Sono quelle dove in teoria un umano non ci riesce a camminare? No. O è il contrario? Le fogne di nuova generazione sono quelle che non esistono. Quelle vecchie, più recenti. Quelle vecchie sono quelle dove un umano piegato o un nano ci passano. E okay. Invece ce n'è una porzione che invece non ci passa nessuno, che sono solo scolo. Sì, che sono più recenti. Okay. Più vanno verso la novità, più sono piccole. Ok. Io posso chiedere al master se posso scambiare, visto che non ho ancora particolarmente usato willpower e intelligence, perché io ho messo willpower convinto che fosse una cosa indispensabile per i Waywatcher e poi e tutte le basic skills si basano su tipo osservare, intuition, si basa su intelligence. E anche willpower mi sa che sì, intelligence, eh? Willpower serve per discipline e basta. A te ti serve per questo, perché tu un sacco di tue abilità da Waywatcher ce l'hanno willpower, che tu non le hai prese però. Evidentemente non ne vedo neanche mezzo. Perché non le hai comprate. Beh. Ma poi probabilmente tutte le tue abilità useranno willpower. Dici, eh? Ma se le prime non hanno willpower, dubito che... Sì, ma è tra le sue base. Primary caratteristiche agility willpower, quindi da qualche allora parte sì. Si usano. Come vabbè, io c'ho willpower fellowship, e di fellowship c'ho tipo, in realtà niente qui, ma c'ho tre spell. Ah, capito. Boh, io qua vedo un cazzo. Vabbè, poi niente, pace. Va bene, tengo willpower. Va bene. Massimo cala di uno e metti un paio di punti di là. Il punto d'ingresso delle fogne dove vi portano è un tombino abbastanza largo,
è uno degli accessi di manutenzione del sistema fognario antico. È chiuso con un coperchio di pietra. Ok. Che però, se loro due sono riusciti ad aprire l'altra volta. Ti faccio vedere, ti faccio strada per aprire. Ok. Da questa parte. Appena solleva il coperchio, esce una vampata di merda che vi investe. Copro il naso con un fazzoletto. Anche io faccio queste cose. Vi coprite il naso con il fazzoletto o con un pezzo di straccio, se sì, volete. Sì, sì. Io invece faccio così, faccio. Ecco. Mi fa schifo uguale, però per abituarmi un po' di più, tanto so che poi sotto è peggio. Esatto. E vedete che ci sono dei... Abituato con i cadaveri. C'è una scala a pioli, okay, che scende di sotto. Sono in realtà la pietra che è stata scavata. Io ovviamente tengo d'occhio i miei compagni e vedo se nel muoversi, nel fare le cose, alcuni sono... stressati o affaticati, se si vince da qualcosa di fisico o no. Hai una prova di percezione o di medicina? First aid? Sì, sì, first aid c'è. Difficoltà? Difficoltà solo un nero. Un successo e due vantaggi. Sì, Cutalion ti sembra che sia un po' affaticato, ma stia cercando di nasconderlo per... Per orgoglio. Per quando orgoglio. Scendiamo e le appoggiamo sulla spalla. Compagno Cutalion, la tua forza interiore è sempre qualcosa che mi stupisce. Ed è un peccato che non sia uguale a quella esteriore. E gli lancio Blessing of Health. Tradizione che sia successo. Allora, beh, intanto se volete andare avanti, intanto io vedo qua. In allora, io vorrei fare una prova di... Che le poni un complimento. Vorrei fare una prova di... Vorrei cercare di essere più, di mantenermi il più possibile nascosto, magari stando anche a una certa distanza da loro. Magari precedendoli, e cercare di tenere l'orecchio teso per eventuali pericoli o rumori molesti. Ok, allora recuperi 3 stress e 3 fatica. Tutto ciaone proprio. Ho fatto il massimo che potevo fare. Ridammi. No. Grazie. Dal. Le tue parole mi danno conforto. Se vuoi lo puoi fare addirittura per tutto il gruppo, nel senso che se ci riesci, okay, è tutto il gruppo che si sta muovendo, coperto, seguendo le tue indicazioni, quindi senza fare rumore o almeno senza fare troppo rumore. Ok. La difficoltà però di questa prova di stealth, sì, è 3 viola e un nero. Ok, il nero compagno è... Ral, sì. No, Ral, Dal. Dal, sì. Tu sei il migliore a fare quello che fai. Night vision. So che ci porterai al successo. E sarà un successo lungo quasi quanto le tue frasi. E hai un bianco in più perché è un minor blessing, non ha check. Giustia. Allora, una cosa, io tolgo 2 neri per terreni difficoltosi o impervi. Il nero che mi avevi dato... Ne ho già tenuto conto. Mannaggia. Ci ho provato. 3 viola, 3? Ustia. Eh sì. Usa un punto fortuna del gruppo. Per aggiungere che cosa? Tra l'altro, aspetta. Basic skill... C'è il training tu in stealth? Sì. Allora no, però puoi usare un punto fortuna del gruppo per e prendere un altro bianco. Direi che ne vale la pena. Tanto poi si ricaricano. Il perché è una prova da 3. Mm-hmm. Allora, la difficoltà in Warhammer, come in Star Wars e nel futuro Genesis System, almeno presumiamo che il Genesis System non abbia cambiato questa cosa. Certo. È basato o su una difficoltà intrinseca della prova, tipo sapere dove sta il libro proibito di sto cazzo. Il famoso libro proibito di sto cazzo! Che va da 0 a 5. Oppure se è una prova contrapposta. Se è una prova contrapposta, devi guardare quali sono le abilità dell'avversario, quelli diventano i dadi, certo, negativi, certo, che devi tirare. Tira. In questo caso. Ultima cosa, può essere stiamo in un terreno che può essere considerato naturale? No, decisamente. Io no. Ci provo, perché nel caso aggiungevo un altro bianco. Per le fogne. Beh, la merda sì, è naturale, nella... sì, ma non è un luogo. Non è fatto di merda. Allora, beh,
I brutti. Ok. Allora, che c'è un bruttissimo. Questo è un giallo. Questo era il giallo. Quando c'è il martelletto con il più, tiri un altro giallo e si somma. In realtà, ho fatti 50. Io invece no. Ok, allora abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 successi, 3 vantaggi e una stella del cazzo. E una stella del cazzo. Una stella del cazzo, direi che succede tipo. Come si chiamava? Allora, perché Star Wars era il trionfo. La disperazione. Allegria. Beh, però la prova è andata bene, cioè, nel senso. Sì, ma è un fallimento. Sì, troviamo la strada, però aggiungiamo in una... Il fallimento, strada, il fallimento sbattere contro un topo. Allora, siete nascosti e sei riuscito a nascondere anche tutto il resto del gruppo. Oltretutto avete trovato probabilmente un momento della giornata favorevole per scendere nelle fogne, perché le fogne danno sul fiume e in questo momento dal fiume sta salendo il vento che vi sta tenendo sotto sopravvento, quindi andando avanti non possono sentire il vostro odore oltre che il rumore che state facendo. Il problema è che noti che per terra ci sono svariate impronte di piccoli piedini, okay, da roditore, grossi come i piedi di un bambino di 10 anni. Mm. Ce ne sono, ce n'è uno, una serie di impronte che oltre ad avere solo i piedini ti sembra che si stia trascinando dietro qualcosa. Oh. Ma quello che ti preoccupa di più è che alcune di queste impronte sono più grosse del tuo piede. E sono sempre topesche? Sono sempre topesche. Oh, era togri, cazzo. E ti sembra che ce ne sia solo uno di questi affari giganteschi, per fortuna. Ok. Io indico a Cutalion l'impronta del ratto taglieforti. Mm-hmm. E sgrano gli occhi dicendo, cioè nel senso, con fare preoccupato. Questo sembra grosso. Dovevo chiedere due arpioni. Cazzo, che bestia. Incocco una freccia per essere sicuro di tenermi pronto. Io vorrei usare la visione notturna. Allora, voi due siete elfi, quindi tu c'è due abbiamo. State senza dovervi impegnare, semplicemente vedete meglio nel buio. E guardando i corridoi, i cunicoli che vi si presentano davanti e le impronte che ci sono a terra che ti fa notare Dal, anche tu noti che c'è questo bestione che sta girando da qualche parte. Questo bestione non può entrare nei cunicoli più stretti degli Skaven. Certo. Quindi più si allarga il cunicolo più ci avviciniamo alla bestia. Notate, no, più che altro notate questa cosa, le impronte a un certo punto si dividono. Ci hai fatto caso tu proprio perché sei abituato a guardare nell'ombra, loro stanno girando, sì, lui fa un po' una luce, però non è la stessa cosa. Vedi che da una parte a un certo punto nel cunicolo proprio si separano le impronte del bestione e tutti gli altri. Ti metto una mano sulla spalla e mi avvicino a te per non parlare troppo forte, ti dico con voce abbastanza bassa: seguiamo le impronte. Quelle grosse o quelle piccole? Quelle grosse. Perché? Perché siamo qui per capire cosa succede. Ah, bene, quindi ci facciamo sbudellare subito dal più grosso di tutti. Ral ha un argomento. Hai un po' di brandy? Potrebbe essere lunga. Cerco la bottiglia nello zaino. Non avevo la bottiglia. Anche io bevo una. Proprio una, esatto, bevo un goccino. Per avere in bocca. Stavo dicendo, sì, che noi non sappiamo minimamente quanti cavolo di Skaven ci sono qua sotto, ma se ce n'è uno... un po' più piano, compagno Dal. Siamo coperti, sono abbastanza sicuro. No, più piano, più lento. Ah, scusate. Dicevo, se questa enorme bestia, che noi non sappiamo assolutamente di che natura sia, è viva, vegeta e sta girando, almeno una descrizione sommaria potrebbe essere utile, perché altrimenti cosa ti diciamo? Ci sono un sacco di Skaven. Ricordate sempre che più è grosso, più è facile che attiri lo sguardo di Mor. Davvero? Sì. E che noi non siamo esattamente dei combattenti
consumati. Beh, questo è vero. Compagno Ral ha incenerito ratti. Ho un'idea, allora... ho un'idea. Vedrai, ci teniamo una via di fuga. Come no? Basta essere sicuri, basta, come si dice, trovare una via di fuga che sia troppo stretta per lui. Quindi andiamo, gli facciamo ciao ciao e poi scappiamo. No, andiamo, cerchiamo neanche di farci vedere, di vederlo senza farci vedere. Possiamo provare. Andrò io avanti. Manda avanti la torcia umana. Sfido delle vostre esperienze. Se non vogliamo farci vedere, magari è meglio che vada avanti io. No, forse. Io manderei avanti lui. C'è già finito. Ok, vai. Mannaggia. Coraggio. Non avere paura. Cautela, più che coraggio. Anzi, uso una stance. Cioè, nel senso... Inizia a metterti in una stance. Sbilancio sulla stance. Compagno Dal, se hai bisogno di aiuto, guarda indietro. E io cercherò di attirare su di me lo sguardo di Mor per aiutarti. Tutto rosso. Va bene. Fai un cenno. Tipo come? Tipo... Va bene, così. Quello che pensi più opportuno. Va bene. Qualsiasi tua idea sarà sicuramente fantastica. Io chiudo. Mi sento molto rassicurato da queste due parole. Forse a torto, però io mi sento rassicurato. Io chiudo la fila. Ok. Così guardo le spalle più che altro per vedere se arriva qualcuno. E... Allora, fai anche tu una prova a questo punto di percezione. Per evitare di essere colto alla sprovvista. La difficoltà per te è 4. 70. Allora, la tua agilità, la tua intelligenza. Ho visto ora che la puntata si chiama disinfestazione. La mia intelligenza è 4. No, 3, scusami. 3. Vabbè, 3. Ok. La difficoltà è 4. Tu hai punti in Observation. Osservare, ascoltare, qualcosa. Observation un punto. Quindi un giallo. Quindi un giallo. E se hai capacità correlata. È l'unica. Non hai neri. Del gruppo, se vuoi. Sì, spegni punti di fotografia. Ma dico tattiche, focus. Ma non possiamo tirare anche noi? Un attimo. Voi guardo, potete dargli una mano. Tempo. Pardon. Ho Intuition, Skullduggery, Resilience, Coordination, Athletics. Siamo un po'. Allora, poi ho i leadership, natural lore. Beh, in realtà intuition in questo caso ci può stare, perché comunque stai cercando di evitare di essere colto di sorpresa. Focus, tipo kinesi. Sì. Guadagno il dello bianco all'osservazione, sì, quando la visione è rilevante. Figa, sembra rilevante in questo momento. Io sono... È meglio per voi che io gli dia andato già. Non un poppy. Non così tanto. Vabbè, perché lo aiutiamo. A noi lo aiutiamo, Sì, quella è la cometa di Sigma. Aia, però. Quelli si annullano. No, questi no. Si annullano. Questi si annullano. Successo e cometa e 4 in successo. No, 3 in successi e una cometa. Il contrario di me. Quindi in realtà 2 in successi. Dai, veniamo colti alla sprovvista, ma uno muore venendo. No, allora, non siete colti alla sprovvista. E questa è una cosa interessante di Warhammer che adesso racconterò. È suggerito al master quando non c'è una cosa direttamente letale in gioco di avere un tracker di avanzamento di nemici e gruppo. Ok. Se falliscono avanzano i nemici, se riescono avanza il gruppo. O avanza magari di uno invece che di due, piuttosto che l'altro. In questo caso c'è cioè, tre fallimenti e un trionfo. Ho fatto avanzare i nemici. Chiaro. Ovviamente, perché la prova di per sé è fallita, ma avanzando, dato che comunque c'è una cometa di Sigmar, che per noi è il critico sì, senza per noi, avanzando e seguendo le indicazioni di Dal, ti rendi conto di quali sono i punti più deboli del cunicolo. Per cui, nel caso voi abbiate necessità, sai dove far crollare le cose, almeno per dividere i gruppi. Va bene. Quindi ricordati che hai questa possibilità di dirmi, voglio far crollare questo tunnel, non importa quale sarà, per dividere il gruppo. Per dividere il gruppo. Ok. Gli angeli minchioni power. Il potere dei giovani minchioni. Bellissimo. Ottimo. Gli undici che stanno facendo la cosa, ma quindi noi non arrivano i nemici, non sentiamo niente. No, stiamo andando avanti. Per ora state proseguendo.
guidati da Dal e protetti da Cutalion alle spalle. Vai alla prova di prima? Sì, no, no. Continua a valere la prova di prima. Ok. Tu stavi andando nella direzione a questo punto dell'ogre. Del rattogre. Del rattogre. O del quello che io penso, cioè, nel senso, quello che Claudio pensa essere un rattone. Quella roba grossa. Del ratto gigante, qualsiasi cosa sia. Del rattone. E seguendo le tracce trovi quella che probabilmente è la tana del rattogre. Non c'è il rattogre in questo momento. Meglio. Ed è probabilmente quello che rimane di uno degli incroci delle vecchie fogne. Vedi che qualcuno prima degli Skaven l'aveva già attrezzato per essere una casa di qualche tipo. Mm-hmm. Perché è in una parte delle fogne dove non ci sono molti escrementi. Ok. Infatti, una volta arrivati qua dentro, è difficile capire da che parte sia andato l'eventuale rattogre. Certo, perché... Quindi rifai la prova. Ok. Che genere di prova... Allora, questo è più per tracciare le sue... Nel senso, è più per seguire le sue tracce che non per nascondermi, suppongo. Forse sì. È un peccato, perché mi nascondo meglio di quanto seguo le tracce. Una cosa che però vorrei fare prima è guardare se nella tana c'è qualcosa di rilevante. Ci hanno detto che se raccogliamo prove è meglio, se c'è, boh, cosa ne so... Un muta pietra. Ma, boh, qualsiasi cosa, se è scaccolato, ha perso un dente ma è lungo così, evidentemente è una prova che ci sono ratti grossi. Strano, Mork dice topoli, topoli, viva topoli. Che ti dirò? Allora, in questo caso è comunque una prova, sarebbe di investigazione, però investigazione non c'è. Potrebbe essere o intuition o observation. Non ho nessuno dei due, quindi sono Puoi farti aiutare dagli altri. Io observation, io intuition. Okay. Aiuto. Bom, va bene, allora farti aiutare vuol dire che aggiungi un dado bianco per ogni persona che ti aiuta. 1, 2 e 3. Ok. No, io non ti aiuto. 1 e 2. Mi sembra giusto. Allora, aspetta un attimo che magari ho qualcos'altro. Non nota niente. Ci sta. Figurati. No. Io lo distrago, gli potrei dare un nero se lo aiuto. Night Vision. No. Allora, Night Vision in realtà ti toglierebbe due neri. Giusto. In questo caso non ci sarebbero neri perché sono viola e basta. E quindi sono viola. Beh, non è che mi aggiungono niente perché se semplicemente le condizioni di luce sono sufficienti. Esatto. Ok. Difficoltà? La difficoltà, no, per vedere se c'è roba in giro, è solo quello che hai in mano senza difficoltà. Il fatto che mi sono messo la stance cautelativa, giusto per capire, mi cambia un blu in un verde? Puoi scegliere. Puoi cambiare un blu in un verde senza spendere nulla. Non è sempre meglio. Ti rallenta in caso. Allora, in realtà fuori dal combattimento è meglio perché al massimo ti rallenta, però certo. Fuori dal combattimento non conta un cazzo. Allora. Cioè conta, ma... Tre successi. Ma non hai fatto la difficoltà? No, la difficoltà non c'era, era solo per vedere quanti successi accumulava e di conseguenza che cosa aveva trovato. Non trovi ossa. Ok. Ci sono delle cacche di ratto gigantesche. forse no. Ma magari no. Però in un angolo trovi una delle tipiche armi Skaven. Ok. Sai che da quello che ti hanno raccontato nella foresta prima di essere cacciato a calci in culo, gli Skaven, alcuni clan degli Skaven, costruiscono dei macchinari più o meno complicati. E l'abitante di questa fogna, caverna, quello che è, ha abbandonato nella sua tana una roba che assomiglia a una mazza, potrebbe essere una specie di grossa mazza ferrata, mm-hmm. a cui però sono attaccati dei fili di rame, ti pare? Ah. Mm. E sono attaccati a una cosa che ha una manovella in fondo che può essere girata. È una cosa abbastanza... cioè, riesco a portarmela dietro, sta roba?
Quando uscite, sì. Ok, perfetto. O trascinando. Allora, o trascinando. Cioè, l'unica cosa che faccio è spostarla da lì dov'è, in un, magari, non so, in un anfratto della roccia, in un posto dove io so che è lì, ma non la spostano magari. E poi dico, dove andiamo? Cerchiamo di seguire sempre il rattone. Le sue tracce, sì. È una cosa che con education si può capire cos'è, o è proprio più tecnica? Beh, con education perlomeno ti fai un'idea di a che cosa serva. È un congegno strano. Vorrei provare anch'io, infatti. La difficoltà è 1. Io posso aiutarlo? Una cometa. Ustia. Allora, non sei sicuro, però nel momento in cui ti avvicini senti i peli delle braccia che ti si sollevano. So come funziona. Hai una vaga idea di come immagino funziona. Che lì sia una bobina, una batteria che ricarica i fili di rame che rende elettrificata la macchina. Quello lo so, ma il personaggio no. Te lo dico io adesso perché sì, è un tiro spaventoso. Adesso fai 2, devi stare zitto. 3 successi, 4 successi. Fai... 5 su fai 3 ruote del caos. Una cometa è un vantaggio. Vabbè. E tira la difficoltà. Tira la difficoltà che può fare 12. Oh, mai, 20. Fallimento critico. No. La parte quella critica, fallimento no, rimane. No, le hai tutte e 2. Si è fulminato. È un successo e un fallimento. Hai capito esattamente come funziona? No, viene fulminato, ma gli piace. Questo... Esatto. No. Proprio una vena sadica. No, mettete le vostre miniature qua in mezzo. Che cazzo. Andrea. Ma io non è che la prendo in mano, eh. Sì, non è quello. Lui, eh. E comunque è metallo. Sì. Da lui sono un po' lontani. Allora. No. Aspetta, vai che con il mano. No, io sono tu sei davanti a tutti. Io ero lontano da tutti. Per segnare io ho realizzato e me ne sono andato. Per segnare la distanza si mettono tra le miniature i token che ti dicono. Se ce n'è uno è uno di distanza. Quindi noi siamo uno di distanza da lui. Distanza. E in quel momento, mentre... tu sì, non studi, ti serve il studi la mazza, vedi che a lui si sollevano i peli e saresti forse in grado anche di cercare di invertire il flusso nel caso il bestione la prenda in mano, che è la cometa. Quindi se ti concentri potresti essere in grado di sparare la corrente a lui invece che verso di voi. Il problema è che in quel momento entra la bestia. La bestia. Il rattogre. Che è a distanza 2 per il momento. Quindi vuol dire te. 2 turni ad arrivare? No, o uno se o lui uno si fa due manovre. Non penso che sia una sfida proporzionata alle nostre attenti facoltà. Attenti lì! Non particolarmente. Quest'altro urla. Così, abbiamo il culo. Allora, l'iniziativa è una prova di agilità. Attenti lì! Senti, ma io il mio tiro di education sulla mazza lo posso fare lo stesso. Uno alla volta. Allora, Io il mio tiro di education che volevo fare prima sulla mazza lo posso fare. Sì, perché mentre stavano guardando tutti insieme. Tre fallimenti del caos. Allora, Ralph. Così invece di dire una dinamo collegata a Edge. È una merda. Sfera. Non serve a niente, è tutta superstizione. Allora, 4 danni. È rotta, ci sono i fili non intessuti. Questo. Olè. Guarda lì, niente. 2 successi, 2 vantaggi. Allora, hai anche tu una vaga idea di ma cosa sia un bonus all'iniziativa ora che sai che c'è il nemico. Di cosa sia la bobina. E sapendolo quando ti colpisce, magari cerchi di evitare la parte elettrica della cosa. Ok. Praticamente questo si traduce in un dado nero per lui quando ti attacca. Ok. E ora ci sarebbe voluta la Stamberga come iniziativa. Ma la Stamberga non c'è. Come funziona l'iniziativa? Agilità. Una prova di agilità. Più 2 successi. 5. 2 successi e un vantaggio. I vantaggi servono in caso di parità. 1, 2, 3 vantaggi. No, 3 vantaggi e un successo. Che cazzo. Beh, solamente parti prima. Ah, aspetta, aggiungo 2. Io aggiungo 2 bianchi ai tuoi iniziativa. Tira. You. Ah, minchia, sì. Ah, scusa, anch'io. 2 bianchi nel senso aspetta, di blank. Io ne aggiungo 4. Oh. No, io aggiungo 2. Ho sempre fatto 2. Io ci ho provato. E che cazzo? Ma vaffanculo! 4 successi e un vantaggio. I suoi funzionano bene. Oh, aspetta, io ne aggiungo. Bianco. 2 successi e 2, quindi mi sa che inizia prima lui. Ah no, il primo a iniziare è Cutalion.
fatto 4 successi. Tu puoi frapporti tra me e lui, grande. No, no, lascia. Oh, no. Non mi volevi andare avanti tu. Fate andare avanti me. C'ho quanto il lo vedo? Fuoco. È grosso, è difficile non vederlo. Allora ritiro il pione. Con la corda. Soffia. Devi muoverti almeno a distanza sua, perché l'arpione arriva ma non a raggio lungo. Bene, allora mentre mi muovo leggo la corda all'arpione. Lui qual è? E mentre lanci l'arpione io ti grido: Cutalion, compagno Cutalion, vai! Lo sguardo di Mora è su di lui. Io mi tocco i maroni e... E gli cambio di faccio, morti, guarda, è un bianco in più. Che è il simbolo di Mor, peraltro. È il segno di Mor. Okay. Io prendo due difese. Non sono engaged io, giusto? No. Quindi questo va. Sei in una stance particolare? No. Due di favor. Conviene? C'ho due di ricarica. Puoi partire o offensiva o difensiva di uno solo. Dipende, allora considera le carte. Hanno due. Due lati. Poteri qua, dipende da come sono le tue carte. Le mie hanno solo il lato rosso, quindi se pensate. Quindi hai un bonus. In bianco. Questa cosa è generale. No, beh, non. Tokens. Io vado in verde perché tanto ne approfitto per il verde. Cioè, ok. Non hai bisogno di segnarti nulla, sai esattamente a quanti incrementi di distanza sono. E ti figuri le cose in testa. Fantastico anche per Star Wars, sì. Ma in generale è una figata. Questa cosa è bellissima. Sì, molto. I token. I token distanza sono una figata. È facilissimo. Lui adesso si muove di due. Fatto. È fighissimo. Sì, sì. Anzi, ancora meglio. Tac, e poi si sposta gli altri due, ne mette altri due. È una figata, è bellissimo. E poi sono circostanti, nel senso che li puoi mettere anche fra uno e l'altro. Sì. Bellissimo. E questa è una grande idea. Loro. Perché loro mi hanno già detto in che stance erano. Ok, allora anch'io verde. Poi vado, non andrò. Sì, io parto in una rossa. Io mi metto in posizione di guardia. Ok, puoi preparare l'azione. Ah, ma si inseriscono, non sono le cose che ci hai messo sopra. Roba di alto livello. È la Fantasy Flight. Componenti belli, sì. Componenti fighissimi, guarda che disegni. Allora, l'unico aggressivo sei tu. Se non sono un mago del fuoco. Se ti muovi e basta, puoi con la tua seconda manovra che puoi fare preparare l'azione. Oppure ti puoi mettere in difensiva, il che vuol dire che non prepari l'azione, però gli dai uno in più di difficoltà a colpirti. Se prepari l'azione, quando si avvicina tocca prima a te che a lui. Preparo l'azione. Ok, tocca a lui. Che di sta caricando. Sì. Porca me. 2-2, subito dopo c'è Alarico. Sta caricando, senza guardare troppo che cosa sta caricando. Quindi si prende uno stress? Si prende uno stress. Una fatica. Sì, quello che è. E arriva caricando a testa bassa. E adesso vediamo chi attacca. Prendo una mazzata clamorosa. Schiaffoni. Attacca me. C'è differenza tra engaged e close range? O l'engage è la stessa cosa ma detto in un altro modo? L'engage è quando proprio sei a contatto. Sono due distanze diverse, quindi Sono due distanze in cui però non ti serve una manovra per andare da una all'altra. Penso che sia tipo 1,5 metri. Ma io sono a loro, non sono a loro a close range, quindi. Sei close, non sei... Non sono engaged. Però close vuol dire che sei a due passi di distanza, comunque. Okay. Tipo 1,5 metri e a contatto. Suppongo sia la difficoltà sempre. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uno bianco. Ah, scusa, e uno rosso. Fatto il passo di 1,5 metri o due rossi che sostituiscono i due blu. La difficoltà, la tua difesa due, fisso, due. È 2. Comunque ho 2 in tutto, di base è 2. Immagino sia in aggressive lui. Sì, però non sarà attivato. Lui è passivo aggressivo. Aggressive è trusino, aggressive è aggressive. Aggressive è molto aggressive. Poi mi sa che io più aggressivo. Busone! Allora, questo annulla questo. No, però fa 15 danni di base. Sono due successi. Sì, fa 15 danni di base magari. No, non è andata bene. Sono due successi e due svantaggi. Sta caricando. Innanzitutto mi fate poi quando tocca a ciascuno di voi, quindi anche a te adesso. Sì. In realtà tocca prima a te perché avevi preparato l'azione. Ah, giusto. Questo lo tengo per quando hai fatto tu.
In risposta alla sua azione di carica, mi cago addosso. No, vabbè, a questo punto faccio corpo in bici. Ah, ecco, volevo dirvelo prima. Ricordatevi che tutti avete un'abilità che si chiama Assess the Situation. Yes. Che, se hai bisogno, se sei engaged, c'ha un viola, se no non ha difficoltà. Mm-hmm. Ed è intuition, intelligenza, se ti basta un successo per recuperare una fatica, uno stress e in più... E no, e in meno, e c'hai un dado nero quando attacchi. Okay. Anche questa è una cosa che avevo letto sbagliata. La difficoltà sotto la carta si aggiunge alla difficoltà base, non sostituisce la difficoltà base. Ma la difficoltà quella invece scritta in alto a sinistra è uguale. È quella che si aggiunge. E la difficoltà base qual è? Dipende dall'azione, in genere 2. Tipo anche l'invocation. Ah, però. Sì. Ecco perché, ostia. Minchia, pesante. Sì. Infatti ho detto, cavolo. Infatti mi sono detto, cavolo, Bulsai è forte, no, aggiungo 2 viola. Però in effetti se passa scelgo uno fra 3 effetti critici. Quindi vabbè, ci sta. Giovanni. Va bene. Io, cazzo, non c'ho neanche questo. Che palle. Mica tanto è più scarso di tutte. Che bello. Va bene. Allora facciamo... Manovra Devious Manovra, quindi manovra distrae, come si può chiama? Manovra di alleggerimento, manovra evasiva, ecco. Target must be within close range. Sì. Skull Dagger è mio contro osservazione sua. Che è 3. Ok, il mio Skull Dagger è. Il tuo Skull Dagger è 1 più 4 di agilità. Esatto, 15, un giallo più. No, giallo, un giallo 4 più 4. Essendo tu in verde, puoi convertire un blu in verde. Sì. E quindi la difficoltà mi ha detto che è 3. La difficoltà è 3 perché è la sua osservazione. Cioè, io faccio parte dell'ordine degli auguri. Auguri. Che sono un doomsayer. Puttana. Sei un? Un doomsayer. Questo per te. Poi portatori di sventura. Aggiungine uno in più. Però sono, difatti, dice, sono molto riveriti da quasi tutti, nonostante che parlino via. A caso. Giusto? Dice. Sì. Sì, sì. Questo via. Come i politici. Giusto? Giusto. Sì. Quindi è 2 successi, una clessidra, non so cosa sia. La clessidra vuol dire che aumenta il tempo di ricarica dell'azione. Quindi okay. Un tempo più di ricarica non succede niente, perché un successo è un insuccesso. Un successo è un... Si annullano tra di loro. No, non è un insuccesso, è uno svantaggio. Questo in tutto sono 4 token di ricarica. Ok. Che a questo punto... Usa questi qua. Sì, esatto, usa questo. Ma devo scaricare solo io. Ok. Quindi anziché 3 diventano 4. Sì, perché ce n'è uno in più. Ogni volta che tocca a te ne togli uno, quando sei a 0 puoi usare di nuovo. Allora, abbiamo detto un successo e questo qua era un teschio però. Giusto. Sì. Un successo, il target adds un dado bianco alla sua prossima azione durante questo incontro. Cioè gli faccio un favore. Allora forse lo fai a te stesso. Allora. Dammi un attimo la carta, magari. Cazzo. Leggo anch'io. You use some dirty and red trick to give you. Ah, Iorelli, merda. Allora la do a lui. Ok. Okay. Quindi tu lui. Hai andato bianco in più dopo. Lui è andato bianco. Tu invece sei stato preso da 2. Per cui ti fa il danno normale, che sono 5 danni. Bene. Quindi a cui togli la robustezza e il soak. Quindi 1. 5 danni in corpo. 4, 1. Un danno, dammi una feritina. E va, abbiamo la notte per tutto. La ferita. Dove le ho messe? Sono rimaste nella scatola le ferite. Ah, togli la robustezza. E un critico. Aspetta, il simbolo il vuol dire. Cos'è? È una carta che. Volti, è uno stato. È l'action type. Sì. Che quindi cosa vuol dire? Come sono cos'è fatte le feritine? Lo stendardo. Sono piccole cartine. Lo stendardo è una manovra, quindi. Queste qua? Lo stendardo, non so. E la cometa mi sa che è un'azione. Tipo dei graffi sopra. No, perché poi ci sono diversi tipi. Se tipo la spada è comunque un'azione. Lo stendardo qua è un'azione. Sono tutte azioni, è il tipo di azione. Saranno qui di sicuro. Eccole. Sì, sono quelle. Sì, le uniche che non sono azioni sono. Qui c'è scritto basic defense. Dammi tutto perché alcune sono le pazzie. E tanto servono anche quelle dopo. Tieni. C'è anche. Quello puoi rimetterlo via. Tattica, ok. Allora, ti becchi una ferita. Fammela strarre a caso.
culo. Morto. Così. You count as having an extra point of fatigue while you are affected by this critical wound. Perfetto. Okay. Fatica non me la frega un cazzo. È stress che mi preoccupa. Cos'è che è? Ho una fatica anche questa ferita. Ah. Ok, quindi tiri un dado nero in più sulle robe fisiche. Sulle robe fisiche, ok. La fangucchia. Lui carica. Ok, io per fare sia il carry favor che l'azione devo prendermi come i maghi un viola in più. Se voglio farli tutti e due. E sta ad Alarico. Ti ha picchiato? Sì. A chi? A lui. Ral. A Ral. Quanti punti di fortuna posso sommare io a un tiro? Quanti ne hai? Bene. Però poi li finisci. Alarico fa una preghiera verso il compagno Ral. Dice: Mor, guarda lui! Indicando il bestione. E prova a lanciare il Healing Hand. Ah no, devo andare engaged, quindi mi sposto. Torno dietro. E gli appoggio una mano. Quindi è invocation versus target. Però qua me lo dice la difficoltà. Mm. Versus target injury level. 2. È 2. Contando anche il critico? Sì. Allora intanto questo si ricarica, guadagno un favore. Quanto è difficile toglierti quel critico? Mi prendo un viola in più perché provo a fare il carry favor, però prima provo a fare il blessing, che è invocation. E difficoltà 2, giusto? Sì. Prima provo a invocare la mano! La mano. Fallimento del caos. Cos'è il tridente? È sempre un'aquila stampata male. Ah, ok. Quindi due fallimenti vanno via con questi due. Ho fatto un successo, tre vantaggi e il fallimento critico. Allora, un successo, recuperi una ferita. Un vantaggio, ti curi un'altra ferita. Non hai il critico non lo puoi togliere. No. E il fallimento critico qua c'è solo sulle se fai due svantaggi. Non c'è scritto. Aspetta, allora, no, non te lo togli subito, scusa, aspetta. Perché è un po' complicato. Hai... Qua ne vanno tre. Non mi bastano, devo fare carry favor. Quindi è con un viola. Ma è solo se non ti basta che puoi fare... Che puoi canalare o lo puoi fare comunque? Posso farlo comunque, posso avere finalmente il doppio per me, mio. Allora, è piety, quindi è ta. Un viola in più. Uno svantaggio e un successo. Con un successo guadagno due di favore, che sono quelli che mi bastano per fare il blessing. Ok, che quindi gli toglie la ferita. Gli tolgo la ferita. Svantaggi non sei in difensiva, quindi no. Servirebbero due svantaggi per fare due qualcosa. Due svantaggi. Quindi sei a posto. Quindi sono a posto, ti ho curato una ferita, però in teoria c'è la ruota del caos sul Healing Hand. Semplicemente è stato parecchio difficile e ti becchi uno stress. Ok. Stress è blu. Easy peasy, quando non sai cosa fare, stress. Ci sta. Come in ufficio. Esatto. Perfetto. Sì, ma continuo a guardare lui. Alarico ha fatto e quindi sta ad Al. Ok, allora io mi frappongo un'altra distanza fra noi, fra me e la morte orribile, urlante. E proverò... Ah, giusto, ho dimenticato di farvi fare il tiro di paura. Fallo tu, dall'inizio del tuo turno, poi lo fai tu, ognuno fa l'inizio del suo turno. È un tiro di willpower, difficoltà 2. Può usare la stance? No, per sapere, no, io volendo posso, però devo scegliere come usare il potere. Io no, uso anche per niente. Questo che mi dà due bianchi in più. Che io sono tendenzialmente supporto, diciamo, the base. No, io sono strength e agility come abilità di base, solo che non ho grandi basic skill sulla due successi. Ok, e una class hydra in teoria. Come funziona?
Sì, la clessidra al momento. Non so se mi ritarda l'iniziativa. Dovrebbe essere così. Caccia. Non cambia molto in realtà. Quindi. Io ho fatto. Questo è insuccesso, sì. Io ho fatto 2 vantaggi e 1 ruota del caos. Bene. Cosa devo tirare? Quindi tiro direttamente anche qui. Willpower e 2 di difficoltà. 5. Willpower e 2 di difficoltà. Aspetta, però, Vai tu, che poi vado io. Ok. Vado io, Continuando. Sto tirando veramente da schifo. Anche tu una stella del caos. Bene. Ma che bene. Anche ci caghiamo tutti addosso subito. Bravi giovani minchioni. Siamo. Beh, io non ho fatto insuccessi, però, Siamo come le simpatiche canaglie. Io non ho fatto insuccessi. Vedo la canaglia. 2 successi, 1 vantaggio e 1 stella del caos. Allora. Meno male che non ho fatto la stella del caos. Gli trasformavo una ferita. Quello di prima, la cura. Sarebbe che gli trasformavo una ferita in una critica. Bello. Allora, chi ha fallito? Di quanto? Io ho fatto 2 vantaggi e 1 stella del caos. Devo ancora farlo. Io ho fatto fallimenti? No. La stella del caos. La stella del caos. Quindi beccati 2 stress. Molto grazie. No, 2 stress. Che fanno 2 stress? 2 dadini neri sulle mentali. Sulle mentali 2 dadini neri, proprio adesso se ne avevo bisogno. Dove me ne metto qua? Dicevamo, Dal. Okay. Che si è allontanato? Cagandomi sotto, evidentemente mi sono allontanato. Provo a utilizzare Rapid Fire, che banalmente è un tiro ranged che se riesce può seguire un altro tiro ranged, che se riesce può seguire un altro tiro ranged, ma ogni volta che lo faccio aggiungo un viola in più. Esatto. Allora, 2 la difficoltà? La difficoltà in questo caso è 3, perché è anche 1 di difesa suo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di questi. No, ho fatto da fare. Basta. Una cosa tecnica. Sì. Perché 2 verdi? Perché io sono stance difensiva 3. Ma ci sei andato, ti costa una manovra a scendere di esatto. Tu parti il combattimento che puoi essere a stance 1 rosso o 1 verde. Lascia quel canto lì dove sei. Ok. Metti questo per sapere dove sei arrivato. Perché tu inizi il combattimento che puoi essere 1 o 1. Quindi in realtà è così adesso. A meno che tu non ti prenda una seconda manovra prendendoti uno stress. No, direi che... Direi che sto così e va bene così. Allora, 2 di ballistic skill li ho messi. Beh, questa è andata bene. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 successi e 1 vantaggio. Allora, 5 successi e 1 vantaggio vuol dire che prendo... allora, colpisco il target e gli faccio più 2 di danno. Quindi ho fatto 7 danni. Mm-hmm. 7 danni. Ho appena scoperto una cosa. Faccio subito. Ok. Faccio subito una manovra free. Appena ho completato. Dopo che ho completato questa azione. Quindi riprovo a tirare stessi dadi, ma un viola in più. 4. Vediamo se i dadi sono gli stessi effetti. Sì. Col primo colpo l'ho preso. Col secondo colpo si sono mischiati. Allora, 1, 2. Ce n'era anche uno qua che però mi sa che non ha fatto niente. Allora, ho fatto vantaggi. Allora, questo se ne va con questo. Questo se ne va con questo. E devi tirare un giallo in più. Questo se ne va con questo. 2 vantaggi e 1 successo. Con un successo lo prendo col normal damage, quindi gli faccio altri 5 danni. E con 2 vantaggi posso fare una manovra gratis alla fine dell'azione, ma vabbè. Se vuoi, la manovra gratis può anche essere mi sposto di uno nella stanza. Infatti, però sto aspettando perché dice alla fine dell'azione. E l'azione è rapid fire, che sono 4 consecutive. Okay, mi sembra un po' macchinoso. Che male fa? Però teoricamente, i talenti, sì? Tu puoi avere solo questi, 2. Ok. Poi se vuoi usarne un altro, dovresti equipaggiarlo con una manovra. Ah, ma io infatti per adesso li ho così, cioè uno è Tactic, sì. L'altro è Focus, questo qua è Waywatcher che perché io ne ho tipo 4. Ah, no, io teoricamente dovresti cambiarli con una manovra. Io non so, domanda, io potrei fare un terzo attacco, però comincio a tirare 5 viola.
Beh, ma che vada Missy o per... No, ma che vada per gli 5 stelle del caos e esplode in un mare di sangue. Non lo so. Vabbè, lo senti. L'ho colpito con due frecce, magari lo colpisco con tre. Che ne so io. Minchia, quantità di stai tirando. Sì, quasi tutti brutti però. Non c'è neanche una stella del caos. No, infatti. Sono un sacco di fallimenti però. Beh, vabbè, oh, qua c'è la alla peggio non ce la faccio. Vabbè, questo se ne va. Questi due se ne vanno, questo se ne va, questo se ne va. In realtà ho fatto un successo e due svantaggi. Un successo e due svantaggi mi dice che gli faccio altri 5 danni, però... Ah, con due svantaggi un avversario che è in range close potrebbe ingaggiarmi, ma io mi sono spostato. Quindi quel che è successo... Adesso basta, non tiro altre volte perché sarebbe troppo. In compenso gli ho fatto 7 più 5, 17 danni. 11. 11, sai. 11 danni. Vacca leggia. Ah, e ho le manovre con cui mi sposto. Tic tic. Fino a qua. Se ti sposti di 2 ti prendi uno stress. No, perché io ho fatto due volte di vantaggio. Io ho fatto due volte il vantaggio extra. Io guardo il mago e gli dico: hai visto che sa tirare? Tutti gli elfi sanno tirare. Io in questo momento sono preoccupato. Si sente soc. Che mi sta picchiando. La stella del caos, se non è una cosa che fa il coso, è su un bane, non è un fallimento anche. Okay. Cioè, se invece ce l'hai sulla scheda è quello, che sono cazzi viola. Di solito. Sì. Ok. Niente, vado io in canale all'inizio per... Allora, solo. Allora, cioè, no. Sono stato bravo. Bevi. La difficoltà dell'azione normalmente è 2. Questa si aggiunge alla difficoltà. Per recuperare il potere è difficilissimo. In più hai 2 stress. No, giusto. In più la clessidra... O scendi d'iniziativa o il master ti dà 2 recharge token e te le metti su un'abilità a caso che c'è recharge. Con la mia... Sono 2, quindi è pesante anche il verde. Non tutti insieme, per favore. No, uso 2 punti fortuna. Ne uso uno dalla mia riserva personale e uno dalla riserva del gruppo, più uno che mi dà lui. Quindi vado a 3 dadi bianchi. Aspetta, due piccole cose. Sul verde la questione, abbiamo detto, sono 2 recharge token su un'abilità a caso. Se invece ti viene il sangue... Quello lì, anche se te ne vengono 5, è comunque una fatica, uno stress. Okay. Perché basta che ce ne sia almeno uno. Ah, una ferita, gratis. Una fatica. Una fatica o uno stress? Dipende dall'abilità. L'exertion, quello sui dadi rossi. Gratis, mi sposto di uno lì. E l'altra volta l'abbiamo fatto fatica. E sostituisco 2 dadi blu con 2 dadi rossi. Ok. Allora, un successo, 2 successi, 4 successi, questo va via con questo. Questo va via con questo. Hai un botto di... Questi vanno via. Sì. Hai quindi... 2 successi e 4 vantaggi. Allora, con 2 successi prendo 4 punti potere e ogni vantaggio è un punto potere. Quindi sono 4 e 4, 8. Ok. 5, posso arrivare massimo a 5, 5, 10. Quindi mi fermo a 10. Ho sprecato milioni di punti potere. Ma vedi che inizio a urlare praticamente. E in più si sommano queste. Spargo completamente di fuoco. Come e anche dopo aver Bane, fatto questa però. Cosa. Ok. Utilizzo questo. Shield Wing of a Sheik, che è lo scudo. Ok, che devi comunque tirare. Che devo tirarlo comunque e quindi devo spendere. Allora spendo intanto 4 punti potere. Shield Wing. Ma cos'è che hai fatto con una tua azione? Adesso te lo descrivo. Vedi che... No, ma no, di azioni. E 2 azioni. E uno era il Channel Power. Channel. Ha fatto il Kaioken in pratica. In più, sì. Altra cosa sulle carte: le cose successo, 5, 2 successi. Di cosa di base? Male. Ok, sì, ho capito. Anche Spellcraft. Ah, sì, se tu qua fai 4 successi, risolvi uno tutti di base due. Perché sono apprendista. Ok, quindi io ho fatto 5 bianco. Perché? Perché io ho fatto 4 successi la prima volta che ho colpito. 3 e 4. 3 e 1. Sì, ma uno non ti dà il più 2. Ah no, è vero, sì, ho fatto esattamente così. Sì, ho fatto esattamente se così. Se c'avevi più 1, più 2, più 3, no, potevi sommare 1 per 1 rosso. Ok. Oh, bene. 4 sfighe, 5 sfighe. 5 fallimenti. Questi vanno via con questi due. Questo e questo vanno via con questo. Niente, non si viene dentro.
È un fallimento e tre, tre vantaggi però. Non riesco a castarlo. Vuoi righi? No, perché è after cast. Non ce lo riesco a castare. Hai fatto che io Kenny ti sei cagato addosso. No! Per colpa di questi segnali di merda, cazzo. Quello mi dava 4 di assorbimento, lo tankavo fino a... La paura del Wargor invece, che è a questo punto... Ah, se fallisco però lo spell non perdo i punti, no? No. Ma c'è di mezzo un sacco di gente. Lui li aggira. Ti ho fatto un po' male. Ce la fa a girarci? Sì. Attacco d'opportunità. Non c'è l'attacco d'opportunità. Sì, c'è l'attacco d'opportunità. No, se c'è, fa disengage, costa una manovra però. E non va neanche ricarica, giusto? Non fa disengage. E quindi? Non, mi sa che non si può più muovere se, se non fa disengage. No, non penso. In Star Wars si poteva. L'engaged. Ma non esistono gli attacchi d'opportunità qui. No, sì, ma infatti dico, in Star Wars ci si poteva spostare. Sì, ma qui c'è un'azione proprio che si chiama disengage, sennò a che serve? Ah. Scopriamo subito a che cosa serve. L'avevo letta prima, cazzo, ma ci ho passato proprio sopra. Dico, tanto figurati se serve in questo combattimento. Eccolo qua. Movement. Se... ah no, maybe attacked, se... Se volete attaccarlo, è il momento di farlo. Beh, nel caso, sapete. Gianni? Magari va giù. Allora, io... Sì, gli sono ammazzato. Ah, ha fatto solo un movimento? Allora ancora sì, perché c'è il... Ci sono i vostri attacchi. Gli sono ammazzato. Uno alla volta. Decidete chi va per primo. Dato che io che tiro di dadi di merda. Sì, sì, pure. Ma la domanda era, Strength. Posso con due azioni fare due spell, basta? Cioè due attacchi? In realtà non dovresti nemmeno fare due attacchi. Posso fare uno solo. Puoi fare solo channel e una spell, okay. Perché channel è una roba... Target per defense? Due. La difficoltà... È due. È... Versus target defense, weapon skill versus target defense. Ok, va bene. Melee strike. Ottimo sto robo. Zero pulito. Però non me la sono tirata in faccia ed è un successo per me. Oh cazzo. La so usare. Guarda che bel momento, eh. Ah ecco, nel melee strike che probabilmente la vorrà fare lui. Sì. Se fai due fallimenti ti disingaggia gratis. Beh. 4 dadi blu e la difficoltà. No, un successo. Sì? Sì, un successo. Tu hai fatiche? No. È un successo. Normal damage. Quindi con l'arpione 5. Quindi 3. La lanciera comunque è lucidante. Ra, vuoi fare un attacco in mischia? No, perché sono concentrato, non riesco a fare un attacco. Capisco. Giusto. Allora, mi servono 4 dadi blu, ce li ho. Qui ce n'è. Mi stai attaccando? 2 rossi. Dodge! Aspetta. Ce li ho. Io aggiungo 2 token di tempo di ricarica al dodge. E ti aggiungo non uno ma ben due, perché ho coordination, perché due dadi neri. Ok. Sai. Quanto hai di difesa? Quanto hai di difesa? Quanto ho di difesa? Due. No, dov'è? Non è mica... Ah no, soak. Hai armatura? No, 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 scusa, no, non ho difesa, ho soak e basta io. Quindi tira e basta, io contro niente. No, contro due base praticamente. E no, agility non di c'è. Di due viola. Teoricamente non col melee strike però. Ma lui non fa il melee strike. Ah, ok, fa la lui fa sua. Il suo. E non, non va contro l'agility vero. No, fa la sua ammazzata. Urca. No, no, in realtà. No, no. Era un urca di positività. No, sì. Attenzione, ha fatto due fallimenti. Attenzione, che culo incredibile. Cioè, quei due dadi rossi ha fatto due Bane. Due rossi. Colpo a vuoto. Vediamo cosa gli succede. Vuol dire che non fa assolutamente nulla. Vuoto. Vedi che Mor non ti sta guardando? Ma sta guardando lui, secondo me. Oh, mio Dio, sono spaventatissimo. Ah, vedi che non balbetti neanche quando sei spaventato? Preferivo vedi, l'alcol. O bevi o ti caghi addosso. Cutalion. Cutalion adesso gli pianta l'arpione nel collo. Tu ti devi avvicinare, però. Sei a distanza 2.
Allora mi devo muovere. No, lui può con l'arpione anche stare a distanza 1. Sti cosi si ricaricano. Ok, ora deve avvicinarsi di 1. Mi sposto sì. a distanza 1 e poi gli tiro una bella arpionata. Altro io medio posso toccare a 3. Altro mele strike. 2. Quindi li riesco perché sono 1 sì. Aspetta un attimo però. Non è un mele strike se stai a distanza 1. Ah no, giusto. È un colpo e basta. È ranged. Quindi non c'è un cazzo. Oppure prendi uno stress, ti avvicini e lo attacchi. Ma dopo corpo. Non sta messo benissimo, eh. Ho fatto tutto io, evviva! Ma adesso muoio. Vai, prendiamo. Sì, prendo lo stress. Ok. Quindi mi avvicino a corpo a corpo. Cosa tiri? Forza. 4. 4 blu. 4 blu e 2. Lui, io però a questo punto vorrei usare la tattica. Ok. Vorrei usare la tattica quando in un impegno con almeno un alleato, cioè quando sono impegnato in mischia insieme con un alleato, okay. Aggiungo un dato bianco al pool del melee attack sia io che lui. Ah, figo. Quindi anche Claudio. Sei fighissimo. Aspetta, tu, lui, chi sei tu? Aspetta, sei lui. Ok, quindi tu arrivi qua. Ok, perfetto. Wow. Ulla. Allora, sono 3 successi e uno svantaggio. Vedi sulla carta. Allora, uno svantaggio, niente. 3 successi, io colpisco il target col più 2. Quindi sono 5 più 2, 7. Gli pianti l'arpione nella gola e lui si gira verso di te e tira una mazzata. Che bello. Grazie. È di reazione. Benissimo. Ragazzi, qualcuno mi acchiappi al volo perché verrò lanciato a un chilometro. Contro la fortuna determina molto perché tiri tanti dadi. Sì. Però è proprio bello, bello il meccanismo secondo di me, compensazione. Secondo me non è vero che la fortuna conta molto, perché c'è molta più aleatorietà su un D20 che su sta roba. Esatto, secondo me molta. Poi sono dadi calmierati. Sì, il fatto che tu tiri tanti dadi significa che la fortuna conta di meno, conta di più la media. Però ci sono tante grosse sfighe potenziali tutte insieme. 2 successi più il sanguinamento. Vuol dire una fatica. Pure, un'altra. No, perché lui muore. Ma tu ti becchi. Muore? 5 danni. Ah, è una reazione. Muore? Allora io come reazione. Che la tua anima vada a morre. Prendo uno di favore. La sanguisuga. No, lui è a 0. Io sono a 0. Quindi vado a 6 da 11. Cosa fai il favore? È il mio mana. Il mana. Ah, ok, perfetto. Perfetto, sono carico di 11 mana. Che c'è il fight? Ottimo. Yahoo! E cade per terra. Davanti ai due elfi. Beh, il colpo. Meno male che ci sono gli elfi qua. Siamo fuori combat. Sì. Io nonostante lo spavento, adesso che lo vedo per terra, cerco di recuperare le frecce che si sono piantate addosso. Perché poche ne ho io. Per togliermi lo stress. Sì, ma solo in combattimento puoi farlo. Solo in combattimento, sì. Per recuperare le frecce fai un tiro di agilità. Aiuto. Ottimo. Per ogni successo ne recuperi una. 3. Io nel frattempo mi avvicino. Ogni 2 vantaggi ne recuperi un'altra. Ottimo. 5, 2, 3, 4, 5 di agilità. Mi dai blu. 1, 2, 3. A posto. Tutte. Penso che dovremmo staccargli tipo una zanna, una mano, qualcosa. Un momento. Io sono seduto per terra, sanguinolento dalla bocca e anche da altre parti del mio corpo. Mica 6 ne ho preso. Allora scusa, col prima fiatone, di venire da te? Col fiatone. Quanto hai di soc però? 2, per cui ne ho prese 5, erano 3. Sì. Tieni. No, più la restituzione, anche Togness più armatura. Tagness più armatura, eh? Ma scusa, Tagness più soc. Ah, Tagness, quindi 3 più 2, 5. Non ho preso niente. Ah, come Tagness? Sei in forma sbagliata. Lui ha detto così l'ultima volta. Magari era sbagliato. L'altra volta dov'è la gomma? Quinto. Amici cani. Cioè, 2 in meno ogni attacco. Abbiamo una gomma da qualche parte. C'era la gomma bianca, il blu e lì. Ah, allora, prima provo a curare lui. Ma no, io non ho bisogno.
Come cioè, no? se... Quante ferite hai? Nessuna, perché tra toughness e soak ho zero. Te lo dico subito se conta anche la toughness o se mi sono sbagliato. È troppo più, lui para 9 danni a colpo, è immortale. No, lui ne para 3 più 2, 5. 3 più 2, 5. Sì. Ne paro 4, che sono un mago. No, perché più 2? Ok, ma se uno si mette 5 in toughness, para 8 danni ogni attacco. Livelli un pochino più, no, anche a livelli alti. No, non più. Perché già conta come punti ferita toughness, è impossibile che ti dia anche. Sì, secondo me non ti dà adesso. Comunque nel frattempo allora ti tolgo lo stress a te. Cioè, guarda, potrebbe avere ragione Luca e Ciruca, Roberto, perché io al massimo posso fare 8 danni. Con i due di stress, comunque. Vero. Beh, no, è vero. Tu non dovresti neanche tirare contro uno con 5 in toughness. Hai bisogno di castare in silenzio in una stanza vuota. Però se fa difficile, però se parte le mie spelle. Difficoltà standard hai detto che è 2, no? Però è un malissimo. Sì, poi li posso anche pompare con la verità. Prova a togliersi lo stress. Ma però, giusto. Possano le mie parole far calmare la tua mente, che si infiamma molto facilmente. Fallimento critico. Quasi. No, questi, beh, via, con i successi però. Questi via. Tre successi. Tre successi. Scegli o tre stress o tre fatica. Due stress. Vabbè, io ho visto che ho tirato willpower, ho fatto un vantaggio in più, me lo tolgo anch'io. Mi ricordavo giusto, è robustezza più soak. Ottimo. Allora compro la robustezza adesso. Vabbè. Riesci a togliervi anche una ferita? Quindi no. Non sono manco ferito. Io ho due non stress. Non si invoca il favore di Mor così, solo se sei a rischio di vita, sei appena ferito. Ah, però ferito. Aspetta, se il risultato è zero o negativo, comunque una ferita. Ah, ok. Ok, quindi... Tu una ferita ce l'hai. Una ferita ce l'ho. Dicevo, questa è una prova bella, grossa, no? Qui adesso tu hai la spada, mago. Staccagli la testa e ce la portiamo. Controllo se ha come si fa con i pesci, con i mostri marini, con le balene, con tutti i cazzi. Ma sarà il caso di farlo ora, poi dovremo portarcelo appresso. Beh, allora. Basterà così, perché no? Tu vuoi ripassare di qui? Dobbiamo andare nell'altro corridoio e vedere cosa è successo, non abbiamo ancora scoperto niente. La cosa più evidente da portare indietro come prova... È la mazza. La testa. La testa. È una testa di topo grossa come un San Bernardo. Sì, però è sempre la prova di un topo grosso. Sì, io la taglio. Sì, però... È uno. Però è grosso. Non è un uomo ratto piccolino. Ma immaginati quelli della sua cosa. Senti, tagliamo la testa al toro, prendo l'arpione, glielo pianto nella testa, tagliagliela, me lo tiro dietro con la corda. Prendo la spada, la arrovento con la fiamma che può screare la volontà, cioè farà diventare arroventata. Non è burro la pelle umana, così rovini il filo e taglia di meno. Però cautelizza. Esatto, così la scaldo un po', dai, la scaldo un po' e taglio. E io faccio... sì, ce la posso fare, non sto mica parlando, sto interpretando. E io A me piacerebbe portarmi dietro anche la mazza. Non perché sia la prova, cioè la testa è abbastanza, è più che abbastanza. Però se questi qua sviluppano realmente tecnologia e fanno le armi shock... Hai bevuto? No, era fuori gioco. Stavo facendo passo Claudio. È una buona idea. Io me la carico in spalla, dovessi anche trascinarla se dobbiamo uscire da qua. Immagini un elfo con un... Beh, ascolta, io mi trascino la testa, tu ti trascini la mazza. Mi sembra un'ottima idea. Va bene. Voi volete trascinare qualcos'altro? No, direi che va bene così. Trasciniamoci a qualcosa addosso, la bestiaccia che potremmo utilizzare per noi? No. Qualunque tipo di armatura è sovradimensionata anche per un nano ciccione. Okay. Però io sono un cacciatore e quindi gli stacco una zanna giallastra dalla testa e me la tengo. Guarda, ti consiglio questa qui. È anche cariata. C'è già il buco da infilare nella collana. Esatto. No, mi sono imbroccati bene i tiri, però... No, è fortissimo. Sto coso fa un sacco. Meglio, puoi fare più attacco in un turno. Una volta. Perché? Cioè, una volta e se mi entrano. Però. Però sono entrati. Si è spaccato. Bullseye mi permette, se non sono visto, se ho successo, di fare il danno dell'arma, pescare tre ferite critiche, sceglierne una e imporla. Però. Bello. Mi è finito. Tornate fuori con il vostro bottino e le prove che io c'è protesto. Qualcosa. Tu protesti? Perché?
Siamo scesi da 5 minuti. Ma sono passate ore. No, sono passati 10 minuti. Siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Quanto siamo venuti qui per uccidere un ratto? È passato qualche decina di minuti. Il combattimento sarà durato 20 secondi. È durato due round. Sì, ma ci siamo tardati a seguire le tracce. Un'oretta. Abbiamo trovato quello di cui avevamo bisogno. Abbiamo la testa, no? Ma non abbiamo niente. Abbiamo la testa di un ratto più grande di quello che avevamo già trovato, compagno. È qualcosa in più rispetto a prima. Magari questo verrà ascoltato. Ma non è abbastanza. Ma allora facciamo così. Tanto la strada è breve. Che piani portiamo a Mastro Egon? Ma dubito che quei topi. C'era un grosso ratto e l'abbiamo ucciso. Quali erano i suoi piani? Aveva una tana. Ma vuoi prendere gli scavene? Come minimo scoprire dove si trova la loro tana o qualcosa del genere. Sì, forse dovremmo continuare. Allora facciamo che portiamo su in taverna queste cose, tanto la strada è poca. E poi la lasceresti in taverna se qualcuno la rubasse? Beh, ma l'abbiamo comunque Mastro Egon testimonierà. E poi chi dovrebbe rubare la testa di un ratto? Quindi me la porto, ce la trasciniamo in giro. Beh. Questa è la mazza per tutti. Tunnel finché se avesse ascoltato le parole di Mor sarebbe ancora attaccato al suo corpo e l'avremmo presa all'uscita. Ma i topi non mangiano le carcasse di loro stessi? Certo. Bene, avremmo trovati altri da uccidere, altre teste. Un altro ratogre, bene, siamo quasi morti col primo. Non mi sembra che voi siate... Vabbè, ma adesso è inutile discutere, tanto la testa sta staccando. Mor non ha guardato neanche un istante qui, se non per accompagnare l'anima di questo popolo. E allora va bene, facciamo così. Io la riporto sulla locanda, voi andate avanti, io vi raggiungo. Io non me la trascino per tutte le gallerie. Chiaro? Qui. No, non la lascio qua. Lasciamola in locanda, allora è sicuramente più sicuro. Benissimo, vado a portarla alla locanda. Voi, se volete cominciare ad andare, io vi raggiungo. O se no, mi aspettate. Vedete voi. Tanto sono pochi minuti. Fai attenzione, però non le fatti vedere da nessuno. Ah, certo. Perché il mio sogno è camminare per la città tirandomi dietro la testa di un topo gigantesco. Che è quello che dovrei fare, compagno. Non mi ricordo come si chiama, compagno Cutalion. Questo tunnel non porta alla locanda. Tu non ti sto allontanando, ma solo che per forza attraversare le strade. Vado. Esci e anche tu lo segui. Noi aspettiamo. Ci devo fare uno stealth per evitare di essere visto. Ma io aspetto sopra il tombino a sto punto, non sa mai. Sì, aspettiamo sopra il tombino. Voi due uscite invece e arrivate davanti alla locanda. Vedete che il vostro cartello alla locanda oggi sarà chiusa. Sì. È stato tolto. Il pugnale è stato tolto. Aia. E un altro foglietto più piccolo è stato attaccato di fianco. Aia. Con un chiodo. Aia. È tornato Pintus. Con scritto: sono passato alla locanda e non c'era nessuno. Appena vi trovo vi faccio il culo. Adesso spero che i due orecchie lunghe stiano già andando verso Carroburg a prendere il resto del carico, perché se no sono cazzi. L'avevo detto che ci serviva quello. E qua finisce la puntata di Fumble. Qui di Warhammer terza edizione. Bello. Il carpentiere il pomeriggio arriva, è passata un'ora, la cosa più importante. Allora, quello che avete ascoltato era Fumble, primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Ci trovate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, dove potete anche diventare soci di QWERTY, fare una donazione a Fumble o a QWERTY, comprare i nostri gadget su fumblegdr.it/shop e andare a mettere like e mi piace a tutti i nostri video su Facebook. Se avete un account di iTunes, andate a lasciare una recensione. A 5 recharge token. Esatto, token. Esattamente. O a 5 ruote del caos, se volete. Punto. Attenzione alla palude di Radio DJ. Esatto. settimana prossima siamo di nuovo giovedì sera, come sempre, con un'altra puntata di Warhammer. Oh, spero yes. Che vi stia piacendo. Bellissimo. A me piace tanto, come mi piaceva tanto per Stellari. Ci sono alcune cose... meglio, ci sono alcune cose peggio. Esatto. Le cose meglio sono, ad esempio, i token. I token di stanza, tutta la vita. Per le stance, per la distanza. La cosa che io non capisco mai della Fantasy Flight è che c'ha buone idee, però alcune sono
un po' discutibili, perché tipo questa delle stanze è bellissima, ma visto che le stanze molto probabilmente in teoria sono una cosa che cambi e metti, questi qui dopo un mese di gioco li butti. Come un po' tipo le case della follia con le basette, sì, no? Sì, c'è anche da dire, le fanno sempre. C'è anche da dire che le stanze un personaggio non le cambia così tanto. No, poi secondo me in realtà potresti anche fare che cambi la miniatura, lasci le stanze aggressiva difensiva e poi ci metti sopra. Tra l'altro la maggior parte dei mostri non ha stanze, sono solo quelli grossi che ce li hanno, quindi non le stai a cambiare così tanto. In realtà non ho ancora capito se le azioni specifiche con le loro meccaniche sono croce o delizia. Cioè mi piace molto perché sono, cioè quello che mi piace è che sono rese accessibili dal fatto che avendo le carte hanno un funzionamento molto specifico tipo videogioco, però comunque non devi andare a spulciarti il manuale, quindi è un gioco molto capillare come meccaniche che però tutto sommato riesce ad essere abbastanza accessibile. Dall'altro punto di vista è un taglio molto tattico, che non è una cosa negativa di per sé. Diciamo che però non è un gioco dove immagino cosa faccio in ruolo, ma guardo fra le azioni che posso fare qual è la più conveniente. È poi c'è quella per fare di ruolo, però non è detto che ti bene, convenga. Diciamo che nella cosa, costruzione, no? Del personaggio che c'è l'immaginazione. E Pathfinder che funziona. Secondo me è una sintesi ottima tra tutti i sistemi di pensiero, non solo di gioco, di coloro che hanno testato l'universo di Warhammer. Perché ha degli elementi del gioco di miniature. Se non ci metteva della roba tattica in Warhammer, certo. No, sì, no, certo. L'abominio. Sì, d'accordo, però uno avrebbe potuto tranquillamente dire, vabbè, l'ambientazione di Warhammer, siamo nel mondo di Warhammer. In Warhammer 40.000 fanno così, lo Strider non è che sia... E ci potremmo tranquillamente fermare. Invece anche proprio nella dinamica di gioco, per esempio i token per la distanza, quella lì una, è una classica ripresa dei giochi di miniatura, gli skirmish, cioè... Quindi secondo quando me... non c'hai il tavolone che puoi misurare tutti, esatto, i centimetri, esatto, quando non stai lì a litigare sulle frazioni di pollice per capire se puoi tirare una cannonata o no. Allo stato attuale delle cose, la cosa che mi ha colpito di più, perché nella sua semplicità proprio, però rende accessibile tantissimo il battleground, è sta roba qua delle distanze. Puoi giocare tattico anche su... Noi abbiamo il tavolo qua, quello di Claudio, che è il tavolo, esatto, da giocatore di ruolo, ma c'è anche puoi giocare anche su un cacchio di sgabello, ma le carte in realtà le puoi tenere in mano, a parte quelle coi token, la metti giù e ci metti i token sopra. Io adesso ne avevo una. Io non parlerei del, cioè io non ti dico che il gioco in generale puoi tenerle in mano tipo mazzo di carte, mm-hmm. Da un altro punto, cioè io il gioco in generale ha un sacco di packaging, non è tanto quello. Il discorso è che si è sempre divisi fra il battleground e il raccontiamo come va, sì. Dove il raccontiamo è caotico, tendi a disegnare su un foglio di carta ma poi continui a disegnare, e il battleground invece è estremamente rigido. In questo modo tu hai quattro picciottini in croce che sono divisi dai puntini. Spostando i puntini hai un riferimento univoco e chiaro di quanto sono distanti le cose, ma nella tua testa rimane descritto il contesto, chiaro. Non ci sono i quadretti. Sì. Esatto. E è un ottimo punto di mezzo. Sì. Cioè è una roba che andrebbe integrata in tutti i giochi, ma è seamless sta roba, non è una meccanica di gioco che ci pensate. No, qualsiasi cosa abbia lungo, medio, tipo Clotos. Ma in realtà puoi farlo in D&D o il token sono 10 piedi, tipo fai 5 metri. E se trovi poi va bene, cioè, alla forza che tiri tanti dadi, ma non li tiri insensati come Shadowrun. Anche perché poi a me non mi piace quando tiri troppi dadi e non hanno simboli, numeri e cose varie. Perché questa è la cosa bella, che tu tiri e dici: ok, questi due vanno via. Questi due vanno via. Sì, esatto. Questi vanno via perché sono bianchi. Ho fatto questo. Esatto. Non devi fare tipo anche solo vampiri o Exalted. Fai successo, successo, successo. Questi no. Sono d'accordo. O peggio vampiri più di Exalted. Quant'era il successo? Esatto. 6 o 7? No, qua era 8. Qua quant'è il successo? Un martello di Sigmar. Se no, non è successo. L'unico mini difetto che ha sto genere di meccanica in termini di lancio è che i dadi sono tanti e diventano. Cioè, nel senso, non è per niente faticoso, ma io devo contare. Però potrebbe riportare una cosa che a me piaceva tantissimo, non la stiamo usando adesso per il setup, eccetera, che era la dice cam sul coso verde, perché questi, a differenza del...
Noi avevamo una telecamera sui dati, che Claudio ha fatto pure custom, se l'ha fatto la scatola, prendendo pezzi dell'IKEA e roba in giro sparsa. C'è ancora, eh? Perché era figo, perché su Star Wars è leggibile, cioè, su Star Wars sono dati leggibili per la dice, perché se lo fai col dato da 20, di solito il 20 comunque è scritto piccolo, poi i dati di Claudio totalmente illeggibili, tranne 1 e 20. Il dato da 20 ti vuol dire poco, perché è il modificatore a contare, mentre invece poi invece vedi, se fai 4 stelle del caos, anche uno che guarda dice cazzo prima che capisci cosa è successo. In realtà lo capivo prima, noi matichino, ferita, ma vabbè, questo comunque era Fumble GDR, Martelli da guerra. Yeah. A breve lasciate recensioni pagate. Invece, com'è quel gioco? Massive Darkness. Massive Darkness, e i dati sono molto simili, quindi se vi piace il sistema guardatevi anche quello. È stato un po' lungo perché la partita è durata qualche ora, quindi montare il video è stato un po' lungo, ma ce l'abbiamo fatta. È durata parecchio. Ma ce l'abbiamo fatta, sarà... no, non dura così tanto come le case della follia. Come sì, le case della follia. Il mio cervello cerca di cancellare quel ricordo con tutti i mezzi possibili. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Alla prossima. Ciao, buonanotte. Ciao.